On the line, qui devo Viva togliere. Pokémon, sempre più frizzanti, magici e frizzanti. Buongiorno Simone! Ti sei terzo dosato? Sono Bene, bianco come un bene. fallo io, scusami. Che Ciao Giorgia! luce c'è qui? Ciao Georgias. Aia. Eccoci Alexa, con le accendi la bestie lampada. catturabili. Oggi le bestie doppie, Ragione. prospettivamente, parlando. Micillo, grazie. Sono giusto, Ma credo. tier 2, Micillo, grazie mille, bello. Grazie, 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 bello, caro. grazie. Kaiser. Ah, Marco, ho È il cambiato 56. Che l'obiettivo delle sub. cos'è l'obiettivo delle sub? A 1600 sub, Pokémon è graficamente bello. Era meglio quello dove non dovevi, dove dovevi respirare, guarda. Akima, Secondo grazie mille anche a te, non t'avevo visto. me questo è molto più importante. No, è che l'altro era più vero di questo. Questo è proprio una bugia. L'altro poteva essere vero, uno ci credeva, magari facevi finta. Ma. Non lo so, Marco, non riesco a capire. Che? Un balletto, un balletto. Perché sei Amici, naive, oggi, Marco, allora. sei un po' naive. Sei un po' Ma. sovraeccitato. Voglio giocare, sì. Anche io, sono Allora, molto però c'è da curioso. dire che noi Sono abbiamo troppo detto che bianco. facciamo Alexa, tre spegni la ore. luce. Noi abbiamo Alexa! detto che oggi Spegni la facciamo fino luce. alle 14, quindi 3 ore. Se a Appunto. 2 ore ci stiamo veramente rompendo le balle, ovviamente chiudiamo. Cioè, nel senso, Ma non l'obiettivo è credo, dai, ne arrivare. parlano tutti benissimo. Va bene, però dico, se No, non ci credi. no, sono serio. Tutti hanno detto che è un capolavoro immenso. Neanche uno ne ho sentito dire così io. Come no? No. Comunque, No, sono appunto, sicuro di l'obiettivo. sì. Grazie Simone che ha regalato la sub a Gabriella, intanto. Anche Bokrim, grazie mille per i 49. No, Pep, no, sono sicuro. No, non è un gioco delle palle. Allora, non hanno detto che è un gioco delle palle nessuno. Ma io tra un'ora, se mi piace, io lo dico. A me Ma non me ne frega IGN gli ha niente dato che tutto il 5, ma mondo io, dice. ragazzi, vi invito a leggere la recensione di IGN Italia perché era imbarazzante. Delle frasi non avevano né capo né coda per una recensione di una testata giornalistica, quindi Ah, io non l'ho letta, quindi dai. non mi prendo responsabilità di quello che sta dicendo Moro. Io ho letto delle frasi e Io ho letto quella di Francesco di Saidonia e ha analizzato dei punti che non. Cioè, ha analizzato delle cose che sono cose che a me non piacciono. Anche lui ha detto che non gli sono piaciute. sì, oggi sei a rischio permaban, io te lo dico, eh. Così, giusto per metterti sull'attenti già da subito te, oggi. Gotham, Game of the Balls. Comunque, vedremo. Però, appunto, l'obiettivo è arrivare fino alle 14. Vediamo adesso come funziona la cosa. E comunque voglia di giocarci. Vediamo. Vediamo, Poké Jail. Diamo una Riuscirà delle 10 Pokémon frasi. Legends a non fare schifo alla merenda? Era per farlo un po' più family friendly, visto che è una live di Pokémon. Ah! Lo scontro diretto non risolverà nulla. No, Quindi dobbiamo andare stealth, ma a me fa schifo lo stealth. allora farà schifo anche il gioco, Marco, No, non così, c'ho eh. voglia di giocare. Ce la Non voglio faccio. giocare, punto. Non c'ho voglia di giocare stealth. Nico, grazie mille. Tra Grazie, l'altro, amici, Nico. molto probabilmente. Allora, tutti e due volevamo Rowlet. Ma io mi sono impuntato perché gli altri due mi fanno A lui non cagare. gli piacciono gli altri. A me Cyndaquil piace, quindi mi prendo Cyndaquil io. Perché voglio diventare Cyndaquil. Sì, però Senza la abbiamo. cheat. Siamo arrivati al punto che comunque Oshawott fa cagare. Oshawott non mi piace, no. Non mi piace. Io all'inizio ero convinto. Vabbè, dai, Ora lo. prendo Oshawott che poi Empoleon è figo. Sì, ho detto, dai, va bene, prendo allora Yosho che Empoleon mi piace. Ma non quello è c'è Piplup. Piplup. Magari lo prendevo io E poi mi sono Piplup. ricordato che Samurott fa schifo al No, Samurott a cazzo. me non piace, ragazzi. Cioè, Oshawott non lo No, mi trovo fa brutto. cagare Però Samurott a me. Samurott. Poi, tra l'altro, se prendo Cyndaquil non prendo Growlithe in quel modo terribile. Quindi sono contento di prendere Cyndaquil. Non mi piace a me Samurott. Scusami. Mi fa proprio ribrezzo. Grazie, Eurev. No, a me Growlithe in quel modo mi fa proprio schifo. Mi spiace. Però, Cyndaquil, cioè, a me piacciono tutti e tre di Cyndaquil, quindi. Tra l'altro, amici, ieri Sior me l'ha menata un sacco Grazie, Alagno. su come parte il gioco, che ha detto delle robe che sono
Minchia, bro, Ma il una roba del preferito genere. Sior sarà Roll, è più bello è Ma Rollet, per forza Roll, obiettivamente. cioè, non è che c'è poco da Io volevo fare fare. Arrow alla fine, però dai, lasciamo. Faccio io Arrow GT e Marco. Oggi non lo GT fai non sicuro. esiste. Erano finiti i nomi fighi, grazie mille. No, Oggi non ci l'evoluzione arrivi a. di chi, George? Samurott è l'ultima evoluzione di Oshawott. No, sì, penso perché prima pensavi che era in Poleon, forse per quello. Ah, no, vabbè, no, ma mi sono proprio avuto un lapsus. Appena mi ha No, detto Piplup, Piplup effettivamente ho detto, ah già, è un pinguino. mi ero proprio confuso. Proprio l'inizio, l'inizio, proprio quando, dopo che selezioni la lingua, intendi? Sì, ho detto che è una roba incredibile. Adesso C'era vedremo. l'intro. Allora, ieri ho installato la patch e mi è partito. Ho visto una striscia di dialogo e mi sono fermato. Io non mi sono spoilerato Sì, la prima niente. cosa che ti fa scegliere è la lingua. Quindi io in realtà ieri l'ho scelta, Dorian Gray, poi grazie mi è partita mille. una roba e ho chiuso subito. Spero che Sì, mi anche faccia io ho riselezionare la lingua così possiamo fare il 3-2-1. chiuso. Io intanto lo E apro. anche perché c'era Stavolta. scritto nella selezione della lingua, c'era la striscia sotto che ti diceva dopo non potrai mai più cambiare la lingua, eh. Dopo è la fine. Devi cambiare account se vuoi Medega ha cambiare la lingua. regalato la sub a May. Grazie Grazie, mille, Medega. belli! Non ci tenete proprio a questa grafica di Pokémon per farla bella, eh? Ma io perché conosco solo Sindaco di tutti i Pokémon che avete nominato finora. No, beh, Rowlet è uno dei miei preferiti. Come sta? Cioè, è stato molto bello, tutte e tre. Tra l'altro, ai tempi mi facevano notare che Rowlet sono io proprio. Cioè, l'ultimo è Arrow, il secondo è quello col ciuffo, che era il mio ciuffo degli anni che furono. Rowlet è proprio bello. Poi Allora, Rowlet è un gufo. Sono Juventino, no? fatemi Sono i Gobbi Juventini, vabbè, non so. aprire l'app per poter giocare al videogioco. Ti avevo E promesso. Cossiga vediamo. Mega Drive, grazie, sempre Marco, bellissimo questo link. streammami già tutto Gianni. il Gianni. fatto. Ma chi sono io? Arriviamo, eh? Melten, che regala 10 sub, ma che pazzi! Melten, grazie mille. 10 Direi se sub. c'è Vediamo se magari ci un danno d'oro. pistolone d'oro. Menisco, però non. Ma no, non credo Però non fa. sia. Cioè, non è niente di. Bello, No, no, niente pisello d'oro, però, purtroppo, Melten. peccato, Grazie. peccato. Redoc, 300 bits, grazie Grazie, mille. beh, siamo a livello 170 miliardi dell'hype train, già appena Amici, partiti. mica abbiamo vinto una mappa di Bloons. Avanti. Contenetevi. Giorno di paga per me significa supporto ai miei termo. Sei Io bellissimo, tra l'altro ho Melten. il drifting. Marta, che schifo. Decidueye è bellissimo. Perché è vero livornese, Decidueye? De, perché? Ah, Decidueye, porca miseria. Era così semplice, ma era co Marco, talmente brutto. dammi ok. È Aspetta. già pronto. Grazie, gentilissimo, Tra l'altro Marco. sono Mr. Resetti sulla Switch, mi sono cambiato, Anche la ma sono Ramonza è bellissimo. Mr. Resetti sulla Troppo Switch. bello Mr. Resetti, il mio personaggio preferito di tutti i giochi Nintendo, tra l'altro. Allora, just in Pazzo in theories. culo. Avrà tante incertezze questo gioco, ma su una cosa siamo sicuri, la grafica è eccezionale. Testa di cazzo. Quindi Cyndaquil e Rowlet, quindi non abbiamo il Pokémon d'acqua. C'è Flosel, che a me piace un botto, Flosel. No, io devo Change. prendere Bidoof, Moro, e lo devo chiamare Esprit. È la tradizione di quando gioco ai Pokémon. Sarà l'unico nome che cambierò, ma devo prendere Bidoof e lo chiamo Esprit, io. Effettivamente lo E è. me lo porto fino alla fine. Poi, dopo aver visto il corto dei Pokémon, gli voglio bene a Bidoof. Quindi, Esprit Allora. deve essere la tradizione di tutte le volte che gioco a Pokémon. Per Perché slampeggia la forza. finestra quassù? La devo mettere da un'altra parte? Aspetta che gli mando un Meglio. vocale a Esprit. No, adesso non lampeggia più. Ma perché c'hai la Switch bianca, Marco? Che stronzo che Eh? sei. Io sempre. Ma mi fai incazzare, Ciao Mauro, io e Morelli stiamo iniziando Pokémon Arceus e come ogni volta che inizi un Pokémon ci sarai anche tu nel gameplay. Sei contento? Sei contento? Marco, ma il tema bianco. Sì, ho il tema bianco. No, Marco, chiamalo come me. No, non chiamerò come te. Non. allora, amici, Marco, Sì. chiudilo. Ce l'hai in uso. Eh? Chiudi il gioco Perché? perché ce l'hai aperto. Ah, vabbè.
Com'era? X? No, com'era? No, così più di standard, di software. X. Sì. Grazie, Jovc! Grazie, Jovc! Grazie mille per i 48. 6 per 8. Il cagotto. No, adesso mi sa che sta lavorando. Non so quando mi Amici, risponderà. Siamo pronti? Come vedete, qui sopra di me avete lo schermino di Marco più in piccolo, poi all'occorrenza lo possiamo switchare. E invece qui alla mia lata c'è il mio schermo. La mia lotta. Alla mia lotta. Che lag la visuale di Marco. Marco. Come è fermo? Che lag no, c'è? Non sto facendo assolutamente niente. Cioè, non so neanche come hai fatto a capirlo. Non c'è neanche l'audio, quindi non so... Anche perché sennò questo qui no, è l'audio mio. Non c'è nella... E quindi non sente? Saprei. Alza anche... No, non si sente il tuo, perché no, adesso l'ho tolto. Sentirlo. Come hai fatto a capirlo? Quando ha chiuso il gioco? Ah, forse ha fatto... Vabbè, ah, comunque Discord ogni tanto scorreggia sì, no, allora, un pochino. Sicuramente quindi... vedrete un po' strano, è da Discord, sì. Quindi non vedrete mai fluido come Moro, questo è poco ma sicuro. Poi adesso vedremo quando sarà fluido. Vabbè, vabbè. Nel senso. Marco, clicchiamo come... al via, 3, 2, 1, via. Ah no, c'è da selezionare. Vabbè. Tanto adesso c'è da selezionare la lingua in teoria. Il gioco di Marco sembrerà più bello, certo. È più piccolo. Dubito. Vabbè. Marco Game Freak presenta. Ma la tua è più lenta, la tua Switch. A me ha detto adesso che sei entrato in Pokémon. Okay, Marco, al via. Italiano, l'ho già premuto. No, Marco, ma sei uno stronzo. Non fa... sei. Lo so, ma non si fa. Muscolare. La forza muscolare cos'è? La memoria. Ho recuperato secondi, dai, ero indietro. Ma sto coso è solo per Switch. Ma che sì, cazzo questo è... coso. Cazzo Marco, frase. Fammi vedere, va. Fammi vedere. Questa è la creazione, in teoria, no? Questo è il luogo al di là del tempo e dello spazio. È Arceus che parla? Eh sì, penso di sì. C'è la luce del suo colore. Ti do il Benevento. Bella squadra, Benevento, mi piace. Sono colui che voi umani chiamate Arcesus. Arcesus, per quello l'hanno chiamato così. Non credo, amore. Mostrami dunque il tuo aspetto. Ah, devo fare la creazione del mo personale. Non c'è da fare il signorino. E uno ce n'è che posso prendere io. Non è che ce ne sono molti. Dimmi, qual è il tuo nome? Posso mettere nome e cognome? Come buono lei. Grazie, Thunder, che ha regalato la sabba ad Arceus. Mi chiamo Marco. Voglio fare il banalotto con il... Anche io. No, non ci sta Claudio Bisio! Ci sta solo Claudio Bisi! Amici, aspettate, intanto che Moro... Aspettate, eh. Qua mi sta chiamando intanto il gioco. Vi faccio vedere... Dov'è finito? Non lo L'ho so. L'ho perso, raga. Ho perso Arceus. Ho perso Arceus. Ah, ecco. No, tutto attaccato fa cagare, non lo voglio tutto attaccato. Allora, vi faccio vedere... Già che sì, a me hanno mandato anche degli sticker. Spoiler, non posso far vedere. Perché un spoiler? Un poster, perché vista. Sono i Pokémon, non lo so. E poi un piccolo Arceus, che probabilmente regalo a Franci, perché so che gli piace un po' di più. No, ho sbagliato, sono tornato indietro. Che bellino, che è molto carino Arceus. Cioè, che Arceus c'ha la panza. Io so che c'ha, c'ha la panza. A me panza, non frega niente, cioè. A me anche Dragonite piace un botto anche se c'ha la panza alcolizzata. È vero. Anche Charizard. No, Charizard non fa cagare. Ma come lo chiamo allora? Lo chiamo... Claudio Biduf sarebbe stato bello. Lo chiamo... Marco Cio. Ma Plutin, stai scrivendo una cosa sensata? Cioè, che caspita stai scrivendo? Chiamo... Saluto Marco Cioni. Esprit mi ha risposto. Vediamo se mi mette frasi bannabili. Paolo chiamo Paolo aspetta, Burro lo faccio sentire però se devi mettermi su un Pokémon scegli un Pokémon almeno decente non come le prime volte ah questo Rattata si chiamerà Esprit ma che schifo Rattata ma porca puttana ma
scegliene uno migliore, Marco, e fatti una squadra decente anche. Invece... Comunque alla fine ho ceduto e dopo ho fatto anch'io Pokémon Arceus, e probabilmente me ne pentirò. Sì, forse sì, ma vediamo adesso. Comunque no, prendo lo starter, lo chiamo come te. Lo starter sarà Bidoof. Vai. Paolo Burro mi chiamo io. Paolo Burro? Presto ti troverai in un mondo a te sconosciuto. Un mondo abitato da creature misteriose, creature che voi umani chiamate Pokémoni. Pokémon. Paolo Burro. Arceus dalla sua incontra tutti i Pokémon, allora mi mostrerò di nuovo a te. Va bene, Arceus. Paolo Burro. Ma io non volevo essere così standard, volevo personalizzarlo un attimo. E dopo vai dal parrucchiere. Ma poi la maglia della Pepsi, che maglia ho? No, il Nokia. L'iPhone, mi è caduto l'iPhone. Mi è caduto il telephone. Oh. Adesso c'ho l'iPhone di Dio, ragazzi! Ha le cazzi in più belle di Spada e Scudo, almeno, sembra. Grazie a Dio. Mi fa ridere che Dio gli abbia magicato il telefono cellulare, comunque. Quindi ci ha parlato Arceus. Va bene. Non ci ha parlato, Marco, ci ha dato lo smartphone, ci ha venduto l'iGod. Ci ha chiamato per... l'iGod. Ci ha parlato per nome. Ci ha parlato per nome. Ah beh, sì, prima effettivamente ci ha parlato, è vero. Ma quindi questa era la nostra Genesis. Noi non siamo un essere normale, siamo nati dal grembo... Siamo Gesù noi, quindi. Noi siamo... No, siamo suo figlio. Come no? Siamo palesemente nati da Gesù. Noi e il nostro cellulare. Infatti, è quello. Svegliati, cazzo. Ma poi forza, wake up! No, è Locatelli. Il... Chi è? No, Moro, non mi spoilerare Masterchef, eh? No, no. Altro sapessi, Marco, mamma mia. Sei ancora vivo, ma spero. Ma che schifo, chi Come è sei ancora lì? Vivo? Che schifo, chi ragazzi. Chi è quell'uomo? È terribile. E lui è il professor Locatelli. È scemo. Era tristissimo 2 secondi fa, sta fingendo palesemente. Ha un gilet fatto di fango, ragazzi. Ha il gilet di fango. Perché cos'è questo qua? Va bene. Ma c'è un UFO là dietro, guarda là. Molto bella tra l'altro la grafica, eh? Si è fatto bene anche tutto il... Non ti dico che spavento mi sono preso quando ti ho visto precipitare dal cielo, vedi che Franci noi siamo... ha regalato la sub Arceus. Arceus. E tu chi sei? Siamo noi Jesus, quindi. Vedi che siamo Gesù. Questo dovrei chiedere. Ti ho visto precipitare dal cielo. Fortuna che stai bene. Via. E tu chi sei? Aspetta, andiamo insieme che se non casino. Dove mi trovo? Chissà che... Ah, tu gli hai detto dove mi trovo. Io vediamo. Vai, vediamo. Chissà che cambiamenti ci saranno. Questa è la spiaggia origine. Che c'è? Hai forse battuto la testa e perso la memoria? A te che t'ha detto? No, a me ha detto, questo dovrei chiedertelo io, chi sei, perché io ho detto chi sei, questo dovrei chiedertelo. Questo cambia io. Il finale, Marco, eh? Sì, sicuramente. Ma tornando a noi, che strani indumenti, per caso conosci qualcuno che abita da queste parti? Guarda che la maglia della Pepsi. Ah, quindi noi siamo Gesù, ma venuti dal futuro. Ma non credo. E abbiamo lo smartphone, credo. Marco, qui siamo nel... Ma scusa, che le risposte, Moro? Per caso conosci qualcuno che abita da queste parti? Boh! Questa è proprio italiana, solo in Italia c'è boh. Non esiste nel mondo, boh. Può darsi, cioè non io so. Io metto boh. Io non saprei. Non so. Evidentemente no, che pasticcio. Hai almeno un posto dove andare? Andiamo. Boh. Io metto no. Io sono pericolizzato. Non cioè, conosci sono nessuno preoccupati. Nei dintorni. E per giunta non hai un posto dove dormire. Cribbio. Un notevole pasticcio, direi. Siamo sicuri che riuscirai a cavartela da solo? Più o meno. Più o meno, metto pure io.
quei Pokémon. Ma Rowlet è in trance. Ah, ecco, si è mosso. Ho visto, vai, in ogni caso non ho certo intenzione di abbandonare qualcuno in difficoltà. Oh no. Va bene. Pedofile. Alla barba sorpresa, lui, hai visto, Moro? Alla barba sorpresa. Sì, sì. Row! Quill! Oshash! Oshish! Peter Quill, tra l'altro, mi pare. Peter Quill. Vabbè. Che sbadato, stavo quasi per dimenticarmene, stavo inseguendo questi piccoli fuggiasi quando ti ho visto precipitare dal cielo. Intanto grazie a Diablo Virus per la sub. 15 come le dita di tre piedi. Ah. È curioso, sembra quasi che questi tre Pokémon avessero in qualche modo avvertito il tuo arrivo. Ah, a proposito, sai cos'è un Pokémon? Figa. Certo. Sì. Ti avevo promesso. In un mondo di Pokémon. Ma io le ciabatte, ma magari perché noi non veniamo da un mondo di Pokémon. Noi veniamo dal mondo nostro e siamo entrati nel mondo dei Pokémon. Noi non veniamo dal mondo dei Pokémon perché Argisus ci ha detto: guarda che andrai, tu sai, in un però mondo. Sapevamo perfettamente cos'era un telefono e che dovevamo riaccapezzarlo mentre cadevamo. Il telefono sapevamo cos'era perché eravamo nel mondo nostro e siamo finiti nel mondo Pokémon. Infatti io gli ho risposto: certo, come per dire, non mi rompere i coglioni, non voglio saperne. Magari pensa, da dove viene il nostro protagonista? È un posto dove la grafica è pure bella. Pure bella. E pensa che roba. Ah, per fortuna, sarei anche caduto dal cielo, ma perlomeno hai tutte le rotelle al posto giusto. In realtà è che non lo stiamo dando a vedere, sì, che siamo pazzi. Stiamo facendo finta. Sì. Come ben sai, questi tre sono esemplari. Ah, vedi, il telefono aveva la Pokéball dietro, dicono, quindi no, purtroppo questa teoria è già... Ma magari voleva dire qualcos'altro in un... Beh, ma nel nostro mondo ci sono i Pokémon, sono finti, però. Vediamo. Comunque, tu come ti chiami? Ah, Paolo Burro, hai detto. Che nome peculiare, mai sentito? Eh no. Ma sono sicuro che ha un bellissimo significato. Sapessi. Sapessi. Ah, sorry, che villano. Laven. Non mi sono manco presentato, il mio nome è Laven e sono un professore Pokémons. E non si direbbe da come ti vesti, sembri di più un imbecille. In soldoni, il mio lavoro consiste nel cercare di scoprire il più possibile sui Pokémons. Dove vanno? C'è rimasto molto male. Almeno Laven. Non si sono mossi a piede perno e non sono andati no, via duri. No, per fortuna no. Grazie mille. Grazie mille per i 2 mesi. Bill Laven, va bene. Miei dorati Pokémon, dove andate? Perché fuggite da me? Fatti due domande. Sì, gentile. Ma è vestito da pirata lui sotto il camice. E poi c'ha il cappello da pirla, però. Però c'ha il cappello da coglione di merda. No, ci si può muovere qua. Sì, gentile. Qui sono i Pokémon fuggiaschi da catturare. No, Marco, non guardare, Marco. Oddio mio, ragazzi! No, non guardare, Marco. È troppo forte! Oddio. Cos'è questo contorno intorno al mio personaggio? Oddio. Che non sta fermo perché c'ho il drifting? Oddio! No, ragazzi, smettila di fare mosse. Ragazzi, ma lo vedete? Amici, sono da Discord, vede... gli FPS sono da Discord, ripeto. Sì, purtroppo sopra non guardate il mio per gli FPS. Sopra è giusto per avere un'idea. Ma lo vedete il contorno intorno al personaggio qui? Mamma mia, si vede il contornino giallo! Ma che è? Guarda che immondizia! Se stesse fermo... No, l'acqua poi è... No, ragazzi, allora, qua non si vede perché quando c'è l'acqua c'è questa sdrabazzatina. Non lascia le impronte, ma aspettavo almeno le impronte, va bene la grafica, ma le impronte, dai. Niente, dopo devo ordinare i Joy-Con. No, però sulla pietra non lo fa quell'effetto lì della sagra. No, lo fa solo sull'acqua. Vabbè, adesso non stiamo a fossilizzarci sulla grafica che è palesemente di merda. Lì c'è dell'Archeusis. Perché noi abbiamo questo potere. Andiamo dall'Archeusis. Aspetta, fammi esplorare tutto ben. Qua, secondo me non c'è un cacchio. Si può saltare? Sarà tutto vuoto in giro. Allora, così ci si abbassa. No, anch'io ho provato a saltare, ma... Posso solo abbassare. Ah, possiamo aprire il... Vabbè, le opzioni. Fa vedere se posso. Ah, si può correre premendo l'analogico. La sensibilità mi va anche bene. Come hai fatto per le impostazioni? Freccia su. Del D-pad. Ah. Misto. Paolo... Senti sonori, musica, vabbè. Lascio tutto com'è, in realtà non devo cambiare nulla. Ma guarda che lavoro. No, l'acqua è... 2.
due l'acqua proprio. Cos'è? Al volume c'è qualcosa. Intervallo dinamico, posto così, va bene così. Allora, andiamo da Jesus lì. C'è niente nel andiamo pontile. Dar Jesus. Non c'è un cacchio nel pontile. Allora, secondo me è quello qui, è Jesus che ci sta aiutando, ci dice... aspetta, ci squilla il cellulare. Ah no, è il nostro cellulare! È il Jesus Phone! Proprio ce l'ha trasformato in Jesus Phone! Dove cazzo vai? C'è qualcosa che mette luci e suoni. Aspetta che si è pecorizzato un attimo. Hai trovato un oggetto che sembra uno smartphone. Sì, lo è. È che c'ha una cover di merda, ma lo è. Sembra il tuo smart, ma la forma è un po' diversa. Ti sembra di avvertire inoltre una strana energiesus. Sotto Jesus, deve. Sì. È apparso un messaggio sullo schermo, incredibile, impressionante. Ti affido assieme a questo Arceus Arjesus Phone. Io l'avevo Arceus. Detto che si chiamava Arjesus Phone. Sì. Una missione. Incontra tutti i Pokémons. Bella questa missione. Sempre con la mia maglia della Pepsi preferita. E mi si muove da solo. Mortacci tua. A me non l'ha fatto quel discorso. Allora, dobbiamo continuare. Marco, ma tu mi stai streamando a 720 o a 1080? Ah, boh. Aspetta, controllo. Prova a guardare, perché streamami a 720 in caso, eh. Dov'è che si controlla la situa? È sotto, su video. Devo interrompere lo streaming? Prova a interrompere un attimo lo streaming. E rimandalo. No, aspetta. Su video? Ristreamma. Quando devi streamare te lo fa selezionare. 720 30 fps. No, sono a 1080 60 frame. No, fai 720 30, va. Ok. Per fortuna la Nintendo fa delle periferiche ottime. Eccoci qua. Così mi si muove da solo. Patus, grazie mille, grazie mille. Tutto a posto? Ma che triste brutto di merda, che faccia è? Sig. Ah, se solo riuscisse a mandare a segno almeno un lancio. Fermato. Ma è uno sfigato lui. È un fallito Pokémon, professore. Ma guarda che ha la barba sorpresa, mi fa troppo ridere sta cosa. Sì. Ha la barba che fa tum. Oh, giovine caduto dal cielo, sei venuto ad aiutarmi dunque. Tu sei veramente Jesus. Ho cercato di catturare i Pokémon fuggiaschi, ma le mie Pokéball sono volate tutte a vuoto. Ah, giusto, giusto. Forse prima è meglio che ti dia qualche informazione su quei Pokémon. Quello è Rowlet. Com'è triste Rowlet, poverino. È capace di effettuare la fotosintesi proprio come le piante. E la lotta, e lotta lanciando le sue affilatissime penne. Guarda che bellino che è Rowlet. Se solo molto non fosse bello, fatto di Pongo. Eccolo il sindaco. La fiamma che brucia il suo dorso diventa più potente quando è arrabbiato o spaventato. Quindi è perennemente un po' incagato, lo è sempre. Adesso è un Oddio. Po' incazzato, si vede. C'ha la conchiglia, Peter lui Quill. Perché si vede il pene. Per me quello è Oshawott. Lo si vede spesso sognacchiare al pelo d'acqua e lotta usando una specie di conchiglia che ha sul ventre. Quindi è un organo la sua conchiglia. È attaccata a lui. Ah, ma dove ho la testa? Stavo quasi per dimenticare un'ultima importantissima cosa. Come catturare i Pokémon naturalmente. Oddio, è arrivato quel momento. Ecco, questo serve, è un forse. Testicolo di Gyarados. Ti basterà ma lanciarne una. Andando, era vuota la mano. Certo. Basterà lanciarne una per catturare un Pokémon. E tu nato ho. 50 me l'ha dato. Ho 50 Pokéballs. Tra l'altro, io devo riscattare un codice che mi dà 30 Pesoball. Dove anch'io ho qualcosa nella scatola, dopo vedo. Speciale strumento da lanciare con una palla, usato per catturare Pokémon selvatici. Viene creata a mano una volta raccolti tutti i materiali necessari. Ah, sorry. Forse non è una spiegazione proprio esaustiva. Allora ti ricordi cosa ho detto prima? I Pokémon sono creature misteriose. Ma perché, ti chiederai tu? Cos'hanno di tanto misterioso? Semplice. I Pokémon possono rimpicciolirsi fino a diventare microscopici. Ed è qui che entra in scena la Pokéball. Lanciando una di queste mirabili invenzioni all'avanguardia contro un Pokémon, quest'ultimo si rimpicciolirà, entrando tosto... Eh? Entrando tosto nella Pokéball. Entrando tosto?
Ed è questa, signore e signori, quella che si chiama comunemente cattura. Signor che dice, questa è la prima volta che viene detta nei giochi. Bravi. Cosa? È questa roba che si rimpiccioliscono. Ah, okay. E... dopo 40 anni di Pokémon, ti dicono, guarda che si rimpiccioliscono. So, l'avevo visto comunque. Non ho nessun altro a cui chiedere. Aiutami a catturare i miei tre piccoli fuggiaschi, sii gentile. Prendi bene la mira, colpisci Pokémon con una Pokéball e il gioco è fatto. Non è che io sia mai riuscito a mandare a segno ma un lancio, ma la mia la triste del mondo. Lascia un po' desiderare. Ma perché c'è una mira di merda. Cioè, noi siamo Kobe's Breezes. Allora, lancia per catturare l'ora lanciando una Pokéball contro l'ora. Tieni premuto ZR per prendere la mira. Poi muoviti o cambia la visuale con lo stick destro per mirare meglio al Pokémon. Rilasciando il pulsante ZR, ok, con B lo annulli. Io con lo Sbreezes qua. Allora. E dov'è mo i Pokémon? Voglio... ah, devo prendere... no, lui mi fa schifo. Tanto mi sa devo prenderli tutti e tre, però nel dubbio prendo prima Rowlitz. Oh no. Beh. Preso. Scemo. Il mio amico. L'ho preso. Io anche ho preso Marco questo. Marco vai 3 frame. Sono da Discord! E poi adesso non va più o meno 3 frame ogni tanto, magari. Ma... lo scrivo, eh. Lo scrivo qua. Sono da Discord. Dimmi come sei riuscito a catturare un Pokémon. Thanks to the shit. Ottimo lavoro, Paolo Burro. Il tuo talento nella cattura ti sarà davvero utile da queste parti. Puoi contarci. Sono ancora due Pokémon fuggiaschi. Che strano, però. A vederti si direbbe che tu non abbia affatto paura dei Pokémon. No, perché nel mio mondo sono tutti amichetti. I Pokémon carini. Qua, vediamo se ah, c'è così qualcosa si, da prendere. Così si locca. Ma io posso prenderli tutti e tre, eh? Devi prenderli tutti e tre. Ah, ok. Posto. Michael Thorn. Il fuoco d'artificio. Un attimo, ragazzi, devo prendere un pacco di fazzoletti da questa confezione estremamente rumorosa. Mamma mia, veramente, terribile. Notevole, Paolo Burro. Comunque con l'altro grilletto locchi ed è tutta una cazzata... ah, non l'ho ancora loccata. Ah, è vero. Effettivamente vai a un frame e mezzo, però come cazzo è possibile, boh. Marco? Mica è la... non credo sia lo streaming, credo sia Discord il problema. Sì, ma... li ho presi? Adesso vado a prendere... devo farmi il bagno per prendere la Pokéball che ho lanciato in fondo al lago. Ne rimane solo uno adesso. Forza, all'Opeva. Sono bagnato i piedini. Ah già, ne manca uno. Stavo dimenticando un Cristiano. Ah, eccolo, sindaco. Chi è? Oh. Oh, si è liberato. Pezzo di merda. Sparo adesso. Sì, sì, ho visto adesso, Crazy. Non ti scorreggiare. Riprova e vedrai che andrà meglio. Va bene. Che figura di merda. Ma che figura di merda, scusa. Aspetta, ma che fai? In senso positivo, allora. Ti ringrazio di cuore, non so proprio come avrei fatto senza il tuo aiuto. Li avevo appena portati al villaggio per le mie ricerche, ma non danno retta a niente e a nessuno. Vedessi come sono filati via, come ho detto prima, e come se avessero avvertito che stavi per arrivare tu. Beh, sia come sia, devo farti i miei complimenti, sei un portento con le Pokéball. Sebbene tu sia appena arrivato, sai già catturare i Pokémon senza problemi. Com'è possibile? Oh, svegliati! Sono caduto dal cielo! Non ti fai due cazzo di domande che uno è caduto dal cielo! Brutto coglione! Ma che problemi ha? Porca miseria! Guarda, ho un Argisus. E tu ce l'hai? Incontra modello, tutti i Pokémon. Un Arceus fondici. Che aggeso singolare. Sembra quasi che serva a mostrarti la via. È proprio una conversazione normale. Sì. Se permetti avrei un grande favore da chiederti. Il tuo aiuto mi sarebbe molto prezioso. Il mio sogno di portare a compimento il primo Pokédex di questa regione.
Sai cos'è un Pokédex? Si tratta di un meraviglioso lavoro di ricerca, un'opera monumentale atta a contenere informazioni su tutti i Pokémon. Ma ahimè, per registrare i Pokémon c'è bisogno anzitutto di catturarli. Le Pokéball sono invenzioni così recentissime, certo. E ci sono davvero poche persone in grado di utilizzarle per catturare i Pokémon. Ah, ecco perché non è buono fare un cazzo. Un bel cruccio, non trovi? Quando ecco che sei sbucato fuori tu, un portento della cattura. Il tuo obiettivo è incontrare tutti i Pokémon e il mio è quello di catturarli tutti. Bella? No. No, quindi li deve catturare lui. Mi pare che una collaborazione ci ha chiesto... Cioè, noi li dobbiamo solo incontrare, lui li deve catturare, quindi... Non mi sembra... Faccio tutto io, signore, guardi. Noi siamo il suo emissario, dei Gorgonauti. Che ne pensi dunque? Sei disposto ad aiutarmi a realizzare il mio sogno? Ma io sono appena arrivato, voglio la mamma! Sono caduto dal cielo, chiamate la polizia! Scusa, cos'è la polizia? Aiuto! Per favore! Mi butto nell'acqua a 3 frame! Ci sto! Ci conosciamo appena, ma da questo momento noi due saremo colleghi di ricerca. Vuol dire che lui sarà fermo e noi saremo quelli che faranno tutto. Secondo me, a questo momento siamo colleghi di ricerca. Il nostro obiettivo è completare il Pokédex. Ah, quindi esiste un Pokédex, che sarà una pergamena, cos'è? Adesso andiamo al villaggio, ci sono 3 Pokémon da riportare indietro. Per non parlare di te, poi. Dobbiamo pensare a trovarti vitto e alloggio. Magari, sono qua nudo con le ciabatte. Seguimi allora, ti porterò al nostro amato villaggio Giubilo. Giubilo. Sempre schiavi dei professori, io. Ma che schifo di ciabatte, guarda. Speriamo ti si incaccano tutte. Come, dai, terra. Sono quelle del Dottor Scholz. Mamma mia. Noi siamo lo stagista, sì, però ne sappiamo più di lui. Quello lì è lo squarcio temporale, quelli di Fortnite. Grazie, sono. Navalon! Grazie, Navalon. Buonasera, mia cara sentinella. Come sempre il suo occhio vigile ci fa sentire tutti più sicuro. Sicuri? Sicuri. Sono preso la libertà di portare al villaggio questo alieno. Ci sono in debito per aver aiutato me e i miei Pokémon. Ma chi te sa, facci entri, che me ne futta a me, che ti fermi ogni volta a dirmi quello che hai fatto nella tua gita. C'è la guardia che ti fa. E basta. Mamma mia, ragazzi, che immondizia. La scopa di quella lì in fondo, quanto larga! Non l'ho vista. C'era la tizia che scopettava, era 3 frame e non era Discord. È volta, vero, però... guardala laggiù! Guardala. Per fortuna che ti sei messo davanti, professore, grazie. Da questa parte, prego, seguimi, sii gentile. Questo villaggio? Ok. No, signor. La gente... No, ma ancora, ma sono fermi. Ma cammina da tutti? Solo perché cammina da solo? O è il mio Joy-Con che drifta? No, stiamo... Cioè, ti puoi anche fermare. No, ok, era il mio Joy-Con che driftava. Ancora però sono... Ma non si muovono i villaggeri? Cioè, le persone del villaggio sono sempre fermi? Vabbè, magari adesso sono fermi. Adesso non ti farò domande così. Mi stanno guardando tutti malissimo. Ora sto bambino, vuole picchiarmi. Può far bacca, addirittura. Ah, può far bacca perché sono le bacche, capito? Quasi mi passava di mente. Bisogna fare il rapporto sui Pokémon fuggitivi. Tu aspettami alla trattoria, sii gentile. Se va a magnà, finalmente. Dov'è la Po? Cosa mi ha inquadrato? È lì, subito dopo il ponte. Si chiama la tovaglia di lino. No, non voglio andare a mangiare da lino, per favore. No, da lino no. Sta reagendo qualcosa. Un misterioso potere ti indica la strada. Aia. Allora, prendendo il pulsante meno, aprirai la mappa dell'Arceus Jesus Phone. La mappa ti mostra come raggiungere... Vabbè, la mappa, grazie. Ricordo nel marcatore che la vedrò nell'HUD nell'Overworld, quindi... Ok. Oh mio shit, dove cazzo corri? Ecco qui, vedi, voglio fare... Sì, ma io su Animal Crossing non era così problematico il Jesus Drifting. No, tocca mangiare la pizza paperina. Ponte vedere. Canale. Siamo a Venezia. Ma questo palazzo non mi sembra molto in tema con il resto del villaggio. Ma c'è un finto vecchio. Questo qui è cicciato fuori da Galar. C'è anche Luising. Aspetta, amore, sei qua tu già? Non sto parlando con il vecchio io, che è il finto ma vecchio. Ma è un vecchio finto. Sto guardando comunque, un po' in giro.
Questo qui palesemente qualcuno è arrivato dal futuro prima di noi e gli ha dato i progetti per questo edificio. Qualcuno che arriva da Galar. Ve lo dico io, ve lo dico. Perché è voluto naturalmente che non c'entri un cazzo col resto del villaggio. Se il villaggio è proprio terrificante, comunque. Due vie messe a forma di T. Ma è gli Yezar questo? Questo anziano con i peli verdi. E l'aria sospetta. La tovaglia di Lino è una trattoria riservata ai membri del Team Galassia. Ma il Team Galassia non è quello... È il Team Galassia che sono i cattivi dell'altro. Di quale? Di quello prima, di Spada e Scudo. Di Spada e Scudo era? Mi pare fosse Spada e Scudo. Al massimo Sole e Luna. Ma credo sia Spada e Scudo comunque. No, in realtà c'è in altri Pokémon anche. Diamante e Perla era. Ah, ecco, infatti mi pareva. Come si chiamava quello di... Sì, te di un'altra cosa da saccente riguardo la chat e ti banno veramente per un giorno intero. Perché Diamante sei veramente talmente fastidioso questa mattina. Quello di Sole e Luna, come si chiamava allora? Era la Fondazione Aether. La Fondazione era, ecco. Comunque, i forestieri non sono benvenuti, gira al largo, ma il Team Galassia sono forestieri, scemo di merda. Adesso gli brucio il locale, tanto è di legno. Ma sei rimasto malissimo, poverino. Eccola la fessa. E tu chi saresti? Che vestiti strani! E poi sono così leggeri. Ma cazzo, infatti stavo appenando al freddo, c'ho un cagotto già. Io non me ne andrei in giro così tutto tranquillo. I Pokémon potrebbero farti molto, molto male. Se il guardiano ti ha lasciato passare, vuol dire che conosci qualcuno al villaggio. Sì. Forse conosci il professor Laven? Dopotutto è un forestiero anche lui. Però chi sono io per giudicare? Se non mi fossi lasciata colpire dal tono shock di quel Pokémon... Madonna, come ha fatto a essere viva? Non sarei finita a letto. Qui fanno vedere tutto il... Tutto quanto. È Ninja Lucinda, è vero. Ma io l'ho già vista lei comunque. Uguale all'altra. Ma anche io. Da dove è uscito fuori? Come è cicciato questo? Sto scemo di merda. D'ora in poi non avrei... Guarda come... Che sceneggiatura. No, il professore che se ne va. D'ora in poi non avrai più niente di cui preoccuparti. Paolo Burro è qui per darci una mano, girandosi verso di noi. Ma che minchia è questo Paolo Burro, professore? Se spiegarsi meglio, vuol dirmi che entrerà a far parte della squadra di ricerca. Ma insomma, non può reclutare nuovi membri senza il permesso della quadro scala Selina. Certo, Selina la Gomez. Era così è lei? Caposquadra Selina! Presumente membro del Team Rockets. Sempre che dimostri di avere la capacità di cui abbiamo bisogno. Sono Selina e sono a capo della squadra di ricerca del Team Galassia. C'è la squadra di ricerca, attacco dei giganti. Ma quindi chissà se il Team Galassia qui era buono oppure... Loro sono... No, Team Galassia sono palesemente venuti dal futuro e stanno mettendo le mani in pasta cercando di passare da buoni. Infatti sono quelli che hanno costruito la roba dietro. Sono fiche ste robe però, dai. È il ciuffo di Mark. Il problema mi ha messo al corrente. A quanto sembra lo hai aiutato a recuperare i Pokémon fuggitivi. E ora vorresti mettere a vostra disposizione il tuo talento in cambio di vitto e alloggio. A occhio e croce direi che hai più o meno 15 anni. Poi sì. Il che significa che è l'età giusta per provvedere a te stesso. Non mi sembra che tu Oman comunque questa signorina. Grazie, Yezar, molto gentile. Tuttavia, non mi è possibile accogliere nella mia squadra perfetti sconosciuti. Domani ti metterò alla prova. Fair. Mi sembra più che giusto, grazie Locatelli. E ora, mia cara caposquadra, vorrebbe unirsi a noi per cena? Immagino subito ci prova. Avrà parecchie domande per il nostro giovane ospite. No, grazie, preferisco assaporare le pietanze in solitudine. Lei è la dur, lei è la bedessa. Ma perché va a mangiarsi un hamburger del Mac, lei, ma non lo può far vedere. Ah no, va dentro lì comunque. Però c'ha il... Come nei
non dei, nei bistro cinesi che hanno poi al piano di sopra la stanza quella per la mafia dove mangiano tutti i mafiosi lì uguale. Riservata come sempre. Affascinante, eh? Ebbene, vorrà dire che saremo solo noi tre. Abbiamo una quantità di cose da dirci. Figa. Mr. Rampei! Il solito, per favore. E come no? C'è il fumetto... dei mochi di patate, ma questa volta per tre persone. Ma che schifo. Ma lei, palesemente una ragazza, un ragazzo giovane. Non è... Mr. Rampei, i suoi mochi di patate non deludono mai. Delicious. Come, è veramente Locatelli? È Locatelli. Confirmed. Delicious, come sempre. Allora, professore, mi dica, sarei curioso... Io vorrei anche un po' giocare, vedo che stiamo andando un po' lenti, però... Sì, sarei curioso di sapere dove hai incontrato questo tizio sperduto, giusto. Hai visto anche tu quel buco nel cielo, il cosiddetto squarcio spazio-temporale. Che nome originale, eh? Beh. Ebbene, il nostro giovane amico deve essere precipitato proprio da quel buco. Ma nessuno si... Tento a credere che sia vero, ok? Un minimo di incredulità per la faccenda. Ah, ecco, perché non ci crede, vedi. E quindi, ma scusa, però è lui che ha detto sei caduto dal cielo, non è che gliel'abbiamo detto noi. Vabbè. Io sono un uomo di scienza e il mio lavoro è verificare i meccanismi che regolano i fatti che osservo. Ai miei occhi solo i fatti hanno importanza. Guarda come con espressione di saccenza. Un po' duce quasi, è un po' duce. Un po' duce, vabbè. Isui, la regione in cui viviamo, è abitata da innumerevoli specie di Pokémon. Confermo il compito della squadra di ricerca indagare su tutte queste creature che vivono in zone erbose, boschive, consotiere e non solo. I Pokémon, ecco, sono creature spaventose. Avete rotto i coglioni? Sì, ho capito. Un misterio totalmente avvolto nel mistero, non ce l'avevo mai detto. Con che faccia? Non ci avevamo mai detto che erano misteriosi, eh? Non c'è chiaro quale sia la natura dei loro poteri, né quali siano le loro potenzialità. Ma ora possiamo contare sul tuo aiuto, Paolo Sbiurro. Hai catturato tre Pokémon, voglio dire, ben tre, è un'impresa, sapessi. Che io sappia, nessun membro del Team Galassia è mai arrivato a tanto, e per quelli sempre a fargli il culo stavamo. Ora potremo finalmente dare inizio alle ricerche sui Pokémon. Tre Pokémon? Gli esemplari selvatici attaccano a vista, quindi per noi è già tanto riuscire a catturarne uno. A onor del vero, i Pokémon che erano fuggiti in spiaggia non hanno attaccato. Ma credo comunque che la chiave sia nel suo approccio. Mi sono letteralmente avvicinato e gli ho tirato la Pokéball. Sì, questo è stato... Non ha paura dei Pokémon, per questo riesce ad avvicinarsi e catturarli più facilmente. Dite un po', voi della squadra di ricerca, vi sembra il caso di portare qui gente stramba e starvene sedute a mangiare come se niente fosse? Era quando c'era ancora il razzismo. La quadra squadra si è pappata! Tra le altre cose, ben 10 mochi di patate, ve ne rendete conto? Marco, hai capito? Capisco che lentezza... Non c'ha il naso Voldemort, c'è la luce che gli toglie completamente il naso. Capisco la lentezza dei progressi del Pokédex, vi innervosisce, ma non mi vi fare troppo? La caposquadra Selina sarà lieta di sapere che i giorni di abboffate nevrotiche saranno presto un triste ricordo. Su, Paolo Biurro, serviti pure. Una volta che sarai parte del Team Galassia non dovrai più preoccuparti di vitto e alloggio. Pensa se diventiamo cattivi noi alla fine. Beh, sarebbe un twist interessante, dai. Non dovrai più preoccuparti dal punto di vista del cattivo. Anche se sei caduto giù dal cielo. E ci prende per il culo, perché ce lo dice con tono sprezzante, perché non ci crede lui. Anche se sì, la barba l'ha fatta con gli... La barba l'ha fatta con l'indelebile, ha fatto le strisce così. Sì. Una cena in vero delicious. Vabbè. Capisco la sua soddisfazione, ma mi sembra che lei dimentichi una cosa importante. Paolo Burro non diventerà un membro della squadra di ricerca se non supera l'esame. Non c'è motivo di preoccuparsi, ho piena fiducia nelle capacità di Paolo Burro, ce la farà. Però quanto cazzo sono prolissi, porca troia. Non c'è bisogno di niente. È l'orologio che ti facevi da bambino mordendoti. Sì, grazie, la bocca, gli ha mozzicato la bocca. Sì. Grazie, Zanna. Ma incazzatissima lei, è il mio preferito anche del io. Paolo Burro, hai detto che ti chiami? Per stanotte puoi stare nel nostro alloggio. Ma hanno le scarpe di paglia loro.
ma se dovessi fallire l'esame dovrei lasciare il villaggio, vivere allo sbando, là fuori, dove ma probabilmente scusami. Ti aspetta la morte, una morte terribile, dove i vampiri, gli zombie ti succhieranno il sangue e ti mangeranno il cervello. Ha detto morte, proprio intesa verso il nostro protagonista, preoccupatissimo lui, rimasto di merda. Guarda, Serena, essere inclemente in tal senso assomiglia a Isui. Ha detto assomiglia a Isui? Sarà sicuramente un joke, un inside joke, Moro. Non intesa come persona, intesa come terra. Inclemente come la terra di Isui. La sua intransigenza ha solo scopo di proteggere tutti noi. Bene, direi che è ora di dormire. Sarai pure caduto dal cielo, ma non credo ci sia pericolo che tu cada dal letto. Va bene. Soprattutto grande da un letto di Isui. Good night, my dear. Certo. Buon riposo. Grazie, luce. Ci possiamo vedere più tardi? Guarda mia. Un ragazzo caduto da uno squarcio nel cielo. Al mondo succedono cose davvero strane. Va bene. Possiamo esplorare il villaggio, Moro. Aspetta. Voglio esplorare il villaggio. Dai, prima di andare all'invasion test. Esatto. Posso entrarti in casa? Crea! È una specie di banco da lavoro. Però non posso farci una sega, presumo, per ora. Chi è Fabrizio? Fabrizio, dimmi tutto. Ma non c'è niente. Cerchi qualcuno? Ma non mi fai rispondere. Non si può entrare, come vabbè. Signora, che mi vende? Ah, vedi, questo qua mi ha detto... Cioè, questo qua si stupisce dei miei vestiti. Giustamente. Poi anche la squadra edile, la squadra agricola. C'è un togepi lì. Ma non c'è roba da prendere. Questo qua è il dojo. Secondo me non c'è neanche roba da prendere, no. No, c'è la stamina, Marco. Che gioco di merda. Come c'è la stamina? Ho corso, mi sono... Come si fa a correre più veloce, scusa? Clicca con l'analogico sinistro. Ah, ok. Ma sono fermi davvero quelli nel villaggio? Sì, sono tutti dei rappresentanti del loro... Dai, non è possibile. No, l'ho visto comparire... Cosa ho sentito? No, si vedono comparire quando giri l'angolo. Le nostre lame sono semplicemente ridicole se paragonate alle zanne degli artigli Pokémon. Ma voi siete delle statue tutti? Perché sono tutti immobili? Posso capire quelli davanti i negozi, posso capire loro. Cioè, veramente non è cambiato niente dai giochi del Game Boy Advance. Loro sono fermi, tu gli vai a parlare, poi continuano a essere fermi dove sono. Cosa cazzo c'è scritto qui? Pascolo, ah. Chissà se un giorno verranno catturati così tanti Pokémon da riempire l'intero pascolo. Non so, signora, per adesso è vuoto, non so neanche perché l'abbia costruito. Voglio andare dietro. Non ce la faccio, ragazzi. C'è scritto filmino, sì. Non ce la faccio. Il mulino che sposta gli schizzi d'acqua, ma l'acqua è tutta bordura. Ma come si muove nei giochi del Game Boy? La fa. Anche io mi pare che qualcuno, cioè, avesse una sua route. Dai, vabbè, fammi... ma porca miseria, un minimo di ronda anche per le guardie. E l'alloggio, vabbè. Non lo so. Marco, se la guardia che è nel ponte, io giro l'angolo e compaiono... No, allora, tecnicamente... Ah, se fai così va via? Cioè, arriva la guardia del ponte? Tecnicamente sembra un gioco di Itch. Che ci sono giochi belli su Itch, però sono tecnicamente fatti di merda, perché poverini li fanno una persona in 24 ore. Questo è invece fatto da 140 persone in 2 anni. Si muovevano in rosso avanti e indietro, ma si muovevano. Ma chi? Gli NPC. Ma adesso? No, in rosso. Ah, in rosso, scusami. Pensavo si muovessero in rosso, tipo spuntati di rosso. Dai. La guida ricerca contiene tutto quello che devi sapere per avere successo nella tua attività di ricerca nella regione di Isui. C'è un attimo già fangosto quando sì. quando vuoi leggerla apri il menu con il pulsante SIU per selezionare aiuto.
Ma dove sei andato tu adesso? Dentro l'alloggio. Ah, sei entrato a fare la... Sì, sì, tanto mi sa che per adesso... Ma non mi sa che non c'è nulla, mi sa. No, ma credo per adesso. Vediamo. Spero, perché se... Il villaggio è completamente... C'è un minimo di esplorazione, non lo so, poi adesso vediamo. Regola, voglio andare più avanti per vedere più avanti, dai. Salva i progressi e ppp. Per salvare i tuoi progressi di gioco accedendo... Inoltre dispone la funzione di autosalvataggio, va bene, certo. Domo. Toglie le ciabatte quando sali sul... Ah, fammi vedere, non me l'ho notato. Bello. Quando sali sul... Bello. Sul coso qui, sul... C'è la cassa, un bollo da loro... Spazio molto strumenti. Quella qui dovrebbe essere la cassa comune dove... vai avanti, cioè nel gioco trovi sempre sta cassa e dentro ci trovi sempre le tue robe. Sarebbe il box oggetti. Un vaso per raccogliere acqua potabile, chiuso per evitare contaminazioni. Ah, bene bene. È il fornello. Un focolare in stile tradizionale, mantiene caldo l'ambiente. Una robusta cassettiera per riporre gli abiti. Norme di comportamento: trattare il prossimo con cortesia, rispettare i propri superiori, divieto di essere schizzinosi, aiutare i più deboli. Moro, ma a me è partita una cazzina, aspetta, come la fermo? Affrontare le difficoltà con coraggio, perché hai esaminato il letto. Io stavo dormendo. E mi riposo anche io, mo. Se ce la faccio, non è semplice. Pensavo se fossi già andato avanti. Vuoi riposare fino al mattino? Figa. Sì, è come l'idromassaggio in GTA 5, che entra e ti scompaiono i vestiti subito. Dimmi no. Quando sei al giorno dopo. Quello lì dovrebbe essere, come si chiama? Carfing Bronze, il Pokémon Super Saiyan lì, terrificante, che si è visto nei trailer. Tutto giallo di merda, con la cosa intorno fissa. Il giorno doppio. Marco, okay. Ho cliccato il giorno doppio. Buongiorno Paolo Burro, hai sentito il tuono di stanotte? Da non crederci, non ha mai tuonato nella storia degli anni mai qui. Sei pronto per l'esame? Farò il tifo per te. Io spero ci sia non ci sia qualcosa dove devi andare dritto lungo un qualcosa, perché sarebbe un problema, Mettiamoci le ciabatte, fatto? Sì sì, non ci vuole niente a far quello. Che giornata splendida. Sei riuscito a riposare, non deve essere facile ritrovarsi improvvisamente in un altro mondo. Ok, qui te l'ho paleso, in caso non l'avessi capito. Forza, dirigersi verso la sede, la caposquadra Selina ti sta aspettando. Noi sono gli stessi verdi, blu e rossi, sono gli stessi che compaiono quando si evocano di alghe e palchi in diamante, perle e platino. La caposquadra Selina ti sta aspettando. Ma quindi per questo hanno fatto uscire il remake di Diamante Pirla e poi subito dopo questo? Perché sono il sequel diretto. Sei entrato, Moro, tu? Mm-hmm. Qui al piano terra si trovano gli uffici della squadra di... No, fatti forza! Non si esagera con le critiche, tecnicamente è aberrante. No, è aberrante. Ragazzi, non c'è scusa. E chi dice vabbè, però almeno il gioco è bello così, c'ha proprio una bombola di copium di fianco con una mascherina gigante che se la ciuccia così, perché è inscusabile e non puoi dare un voto, i voti che hanno dato, per un gioco tecnicamente così fallimentare. Adesso vediamo la storia, eccetera, perché magari quello può piacere, però tecnicamente... Perché, ripeto, non è un gioco indie fatto da quattro persone in cui posso dire, vabbè, poracci. No, non so poracci, quindi mi fa incazzare e fa schifo alla merda questa grafica. Poi, per il resto, può essere molto carino. Un po' prolisso, per adesso è un pochino prolisso. Stanno dicendo le cose 7000 volte ripetendomele. Sono stato attaccato da dei Pokémon selvatici, Fortunium si chiama lui. Però non ci stiamo neanche focalizzando troppo sulla grafica, perché purtroppo che è una grafica di merda lo vedete tutto il tempo davanti ai vostri occhi, anche senza che ve lo diciamo.
Pokémon compagno, ma contro un intero branco non c'è stato nulla da fare. Non sarebbe successo se non ti fossi allontanato così tanto. Tienilo duro, il pene. La squadra medica si occuperà di te. Persino quelli della squadra di vigilanza non escono indenni dagli attacchi dei Pokémon selvatici. Aspetta, tu sei arrivato... ti ha già portato la Selina? Allora, pur avendo dei Pokémon al loro fianco, questo esame potrebbe essere troppo anche per te, senza un Pokémon accanto. È vero che noi non abbiamo ancora preso Pokémon. Ma Franci, quello è il problema. È vero, però. Vabbè, loro se ne sbattono e io vomito. Entrate. Quanta paper hai? Ma il fatto di non doppiare l'hanno preso proprio come stile del... Ma il fatto di non doppiare è quello, guarda, è veramente il meno, sinceramente. Lele, cioè, allora, molti giochi su Switch sono così. Lele, allora, se tu mi dici che non ti interessa tanto la grafica, eccetera, mi sta benissimo. Però prima hai detto, secondo me le critiche sono ingiustificate. No. No. Se a te non interessa, assolutamente, ci sta. Grazie mille per il 61. Se non interessa, se dici, a me quello che ti pare, cioè, completamente soggettiva. Io stesso ho giocato critiche eccessive. No, io stesso ho giocato un sacco di giochi con la grafica di merda, Certo. Però è soggettivo, quello ci mancherebbe, però non puoi dire esagerate con le critiche. No, è aberrante, ragazzi. Io guardo gli stipiti delle porte, sto guardando del Pongo. È aberrante. Poi ma se la storia compensa il lato tecnico, è giusto premiare il gioco. Poi va. No, non è vero. Comunque. Dipende. No, ma dipende. Secondo me non è che è giusto. Dipende da chi gioca. Cioè, a me piace tantissimo il discorso. Gioco, mi diverto, il discorso è che se il gioco poi è bello, dico che il gioco è divertente, ma la grafica fa smerdare al cazzo. Comunque lo dico che fa cagare graficamente. Non è che me lo dimentico. Capito? Cioè non è che se... Magari poi mi piace, diventa il mio gioco preferito. Non è che se il gioco è bello mi dimentico che la grafica fa comunque schifo e... No. Poi se il gioco diverte, mi diverto a giocare, ci gioco. Alla fine che cazzo me ne frega a me? Sì, sì, cioè è capace che adesso mi piace, diventa il mio gioco Pokémon preferito. Rimane un fatto di Pongo. Per adesso stiamo solo parlando e mi stanno ripetendo le stesse cazzo di cose per anni e anni, quindi... Poi è assolutamente... Se a te non ti interessa la grafica, vediamo. Assolutamente, va benissimo. Per superare l'esame ed entrare nella squadra, dovrai raggiungere la landa ossidiana e catturare 3 Pokémon, Bidoof, Starly e Shinx. Catturare addirittura 3 Pokémon, nessuno del Team Galassia ci è mai riuscito. Hai catturato 3 Pokémon giusto ieri o sbaglio? Se ciò che dice Leyven è vero, non avrà alcun problema a ripetere l'opera. Non possiamo permetterci di sfamare una bocca... In più, senza trarne alcun vantaggio, dovrai dimostrare al Team Galassia che il tuo contributo può fare la differenza. Scemo di merda. Sì, la grafica, ma non è solo grafica. Comunque, abbiamo visto che anche il villaggio faceva cagare. Cioè, non era solo la grafica intesa come dettaglio, ma è la grafica intesa come roba che ti fa ambientare. Ti presterò un borsello. Ogni membro della squadra di ricerca deve averne uno. Grazie. Gentilissimo. No, ma allora, ripeto, Iflex, se poi a uno è piaciuto un sacco il resto del gioco e gli vuole dare 8... Cioè, io ho visto anche la recensione di Sidonia. Lui ha dato 8.3, ma ha elencato un botto di difetti. Però si vede che a lui l'esperienza lo ha comunque soddisfatto. Ma io poi non so come la scala dei voti non l'ho mai capito. Non so come fanno a mettere alzare e abbassare il punteggio per arrivare al punteggio finale, quindi non ti sto a dire. Lui ha detto 8.3 perché si vede che il gioco gli è piaciuta la formula. Detto questo, è normale che tecnicamente, come ha detto anche lui, missione, l'esame di ammissione. Non ho premuto più, quindi non ho attivato il marcatore. No, puoi controllare le missioni e le richieste da accettare. Le missioni devono essere portate a termine per andare avanti nell'avventura, ma va. Le richieste sono invece facoltative e consentono nell'aiutare gli abitanti. Ok, le richieste sono le secondarie. Le secondarie. Alessio, grazie mille, benvenuto. Alessio. Benvenuto, benvenuto. Ah, mi porta in presidenza? Ti dispiacerebbe seguirmi? Vorrei spaccarti la faccia. Ti do un pugno, ti faccio ritornare nel tuo mondo. Good morning, miei giovani amici. Professore, qualcosa non va? Paolo Burro deve superare l'esame. Non ce l'avevamo mai detto, tra l'altro, questa cosa qui. Attenzione. Ne va del Pokédex e della nostra vita qui a Isui. Alexa, accendi la luce. Andando buio qua. Ok. Grazie. No, ma Lele, ma io quel pregiudizio non ce l'ho, Io ce l'ho.
Io ho tutti i pregiudizi del mondo visto quanto ho fatto schifo Pokémon Spada e Scudo. Vabbè, cioè, allora, però... da quel punto di vista uno dice non mi aspetto chissà che cosa, perché arrivi da una scottatura, quello sì. Ma non lo sto giocando con mi farà schifo, io lo sto giocando con spero mi piaccia, perché ho voglia di giocare. No, quello sì, non dico spero mi faccia schifo, perché sarebbe da stronzi. Però positivissimo lo sto giocando, semplicemente adesso... L'unica cosa che abbiamo detto è la grafica, poi per il resto in realtà sì, stanno parlando un po' troppo, ma in realtà ho voglia di giocarci. Poi stiamo andando lenti anche noi, però stanno effettivamente parlando troppo, dicendoci sempre le stesse cazzo di cose. Io sto cercando di sentire Moro, seguirlo anch'io, perché ogni tanto mi dimentico, leggo più veloce, schippo, poi devo aspettare. Però sono venuto a dare il supporto, che sono capace, bene, bene. Quindi ci dà il Pokémon qui. Ro! Sinda! Shawot Shawot! Ogni volta devo imparare. Questa qui è una cosa che ci hanno sempre avuto in Pokémon. Quando ci sono più personaggi, ognuno a turno, nell'anime soprattutto, ognuno a turno devono parlare. Devono parlare, sì. Se il Pokémon più ti aggrada, un alleato al tuo fianco potrà affrontare i Pokémon selvatici che incontrai. No, veramente. Sono Pokémon molto prezioni. You see? Prezioni. E ho l'impressione che tu susciti il loro interesse. Ebbene, quale Pokémon scegli come tuo stronzo d'avventure? No, vai a fare bestia. Andiamo sul nostro amico Sinda qui. Devo fare precision io quando mi muovo. Roro! Dunque, scegli Rowlet come tuo compagno d'avventure. Fidek, sì. Bella Sinda qui, vieni qua, bro. Quanto piano sta arrivando? Ah, sta... Anche Rowlet era molto lento. Però non ha le gambe, Rowlet. Non è curioso? Il Pokémon che ti accompagna sarà proprio uno dei fuggitivi catturati dalla spiaggia d'origine. Ebbene, eccoti le Pokémon che ospita Rowlet. Un galeotto, Rowlet. Eccoti qua con la sfera scroto. Sì, veramente un testicolo la parte sotto della sfera, eh. Dai, sin da Quill. Che ospitano dei Pokémon vengono chiamate Parnaball. No, Shawot, no, ragazzi. Perché c'era? Voglio una gif di Sinda che fa. Ah! Va bene, okay. Sono molto contento. Ah, sono contenti per Sinda qui, cioè sì. Per il loro amico. D'altro canto, sono fuggiti via dal villaggio giusto quando Paolo Burro è caduto dal cielo. Mi spiace deludervi, my little friends, ma temo di aver bisogno di voi per i miei studi. Best professore della saga, comunque, lui, eh. È un po' scemotto, però sì, molto. Venendo a noi, quali sono i Pokémon da catturare per questo esame? Sono Bidoof, Starly e un altro che non me ne fotte un cazzo, tanto c'ho le scritte. Vedi, poi cambiamo la ossidiana. Ebbene, così le Pokémon per catturarli. Grazie, grazie, Marfin. Buon lavoro, Gioggia. Hai ottenuto 20 Pokéball. Guarda con la maglia. Sono fatte a mano, ma funzionano alla perfezione. Ma ne abbiamo già 70, quindi. 50 prima, 20 adesso. Non mi sa, quelle di prima erano per scherzo, Mar. Ah. Pronti a partire, dunque. Peccato. Per raggiungere il luogo dell'esame dovrai uscire dalla sede e dirigerti a sinistra. Va bene. Namo. Sì, anche perché quando ti fa il tutorial di catturare Pokémon, l'allenatore che ti fa il tutorial ha sempre 50 Pokéball, quindi penso fosse per quello. Era una cosa che mi ricordo in tutti i Pokémon. Il momento in cui ti insegna a catturare, lui ha 50 Pokéball. Usciamo, Moro. Cioè, in realtà volevo vedere se era qualcosa... Quando dentro, leggo, ma... magari lo aggiorneranno aggiustando roba. Quello è la vera essenza del Copium, ragazzi. C'è uno morto qui. E chi dov'è quello? Chi è morto? Stavo facendo un giro nella situazione qua. Belli questi fiori. Tre fiori completamente a cazzo. Oh! Cosa? Mi si muove sempre! Dei Pokémon? Va bene, Davide, è andato completamente anche lui. Posso parlare con... si attaccano. Lanciando una ghiocca bacata a un Pokémon, gli farei abbassare la guardia. Aiuto, Mac, credo sia tu che laghi a questo punto. Mi sa, adesso sta andando fluido, Marco, finché è dentro. No, fuori. Ma credo ce l'avesse con te adesso addirittura. Non sono laggato. Ma è per quello, dico... Cioè, Massimo, stavo driftando. Non so se era il drifting, ma che intendevi, ma non so. Farei abbassare la guardia, catturarlo sarà più semplice. Va bene. La ghiocca baccata. Ah, comunque per parlarti di ore di dialoghi ultra ripetitivo. Ho visto le prime 3-4 ore dal moccia e parlano allo sfinimento. Bene, andiamo. Lì c'è il baule. Ah, aspetta, stai andando in giro tu qua. Ma non c'è niente, penso. C'è un cacchio da...
Sono fermi ancora. La signora sta spazzando sempre lì, per sicurezza. Sta facendo una buca. Che abbigliamento bizzarro. Deve essere un soggetto interessante. Ma parla per te, anche lui è vestito veramente di merda, eh. Non mi sembra di essere l'unico. Ma lui è il figo? O la figa? Non capisco. No, è un fico, credo. Sono Etelo, un semplice mercante della ditta Ginko. Ginko? Ho sentito le dicerie sul tuo conto, dicono che tu sia caduto dal cielo, perdonami, ma vista la mia posizione non posso fare a meno di impiccarmi. Impiccarmi, anch'io volevo impicciarmi. Cosa vedono i miei occhi? Hai persino un Pokémon al tuo fianco, davvero affascinante. Ma ogni persona deve fare sempre la tiritera... No, a parte che non c'è il Pokémon. Ma ogni persona deve stupirsi del fatto che... Comunque non c'è il Pokémon al mio fianco, che cazzo ha visto? Vabbè, oh... Quindi ti andrebbe di mettere alla prova le nostre capacità con i Pokémon? Dai, dai. Va bene. Vai, subito. Mi garbi sempre di più. Sei davvero un soggetto interessante. Mi è giunta voce del tuo esame. Lascia che ti dia una dritta. 6 PS del tuo Pokémon scendono a zero. Perderei la sfida, tienilo a mente. Dai, questo no. Non puoi dirmi davvero questa cosa qua. Ancora. Se ti sparo muori. Va bene che ci giocano i bambini, ma non sono così scemi. Cioè, va bene tutto, Però è molto più maturo, Mi va bene che devi fare il tutorial per i bimbi, ma è un limite, non sono deficienti i bambini. Perché sottovalutarli così tanto? Ma cosa sono queste bande nere? Ma Togepi ha mandato. Oh, che fa? Si avvicina? Allora, strumenti, Pokémon, figa e mosse. Non credo. Aspetta, posso... Ah, io mi posso muovere. Posso tirare i calci io al Pokémon? Ti spacco la faccia, Togepi! Ciao, non puoi passare? Non puoi passare, Raffica! Togepi. No, non passi. No, non ti faccio combattere. Mi metto no. davanti, paro. Aia! No. L'ho parato per davvero! Mi ha tirato una bot! Però non c'ho la vita attacco io. Rapido, vai! Ma scusa, il primo attacco di Sinnoh è l'attacco rapido? Aia, si sorta. Credo siamo... Dicevano che erano le mosse... Era molto diverso. Ok. Mosse Raffica. Aia, che testate brutte che mi hai dato. Ma vincerò io perché ho attacco rapido. Ma ho attaccato due volte di fila io? Il mio sindaco è un maschietto. Non mi sono reso conto se ho attaccato due volte di fila io. No, non ho difeso il mio Pokémon. Semplicemente ero in mezzo e mi ha ribaltato. Sì, c'era questa animazione carina così. Sì, Moro sei più veloce, quindi ho attaccato due volte. Tra l'altro una cosa fighissima... Nuova mossa, ma dato. ...che ho visto dai trailer, c'è il sistema di turni alla Final Fantasy X, no? Con tutti i turni che si vedono... quindi se sei più veloce puoi attaccare due volte di fila, roba del genere, credo. Ah, biduf. E vai, sono salito di livello. Più nuova mossa. Fai lottare i Pokémon è un ottimo svago. La lotta aiuta i Pokémon a crescere. La crescita gli consente di imparare mosse sempre più potenti. A volte, salendo di livello, il Pokémon impara nuove mosse. Puoi cambiare le mosse e usare nella lotta tramite l'opzione Gestisci mosse, accessibile selezionando un Pokémon nel borsello. Grazie, Terriet. Peccato non ci siano molte persone che possono vantare di avere un Pokémon al loro fianco e si usa... Eh sì, che usare le Pokémon è così complesso, vabbè. Ma quindi le mosse sono tipo l'equip, quindi gliele posso cambiare quando no, mi pare. Ma mi sa che però se ne togli una non gliela puoi più insegnare. Non lo so, sembrava di aver capito invece di no. In ogni caso, vediamo di rimettere in sesto i nostri piccoli amici. Aspetta che ti aspetto. La gestione delle mosse... Ah, ok, Crazy, perfetto. La puoi mettere quando vuoi. Quindi è proprio una build. Rimetti. Quindi presumo ci siano molte meno mosse rispetto ai giochi passati. Magari meno potenti di quelle proprio... Credo ci siano molte meno mosse, però tipo te in determinate condizioni puoi cambiare la build, puoi cambiare il setup, il set di mosse del... Ci sta, dai. Del coso e... Carina come cosa. Pomata per ferite. Resto di 60 a un Pokémon. Ma anche perché nell'anime, no? Non è che... Cioè, sì, gli dice poi le stesse mosse, ma alla fine gliele può far fare tutte. Cioè, nell'anime, quando gli danno... Poi, vabbè, non bisogna prendere come spunto l'anime, perché è il gioco, quello canonico, non è l'anime. Però, tu a Pikachu, non è che se arriva alla Lega non gli insegni più l'attacco che gli faceva a livello 1, tipo Tuono Shock, glielo fa fare lo stesso. Quindi, alla fine, ci sta che il Pokémon abbia un parco di mosse incredibili. Poi ci sta che anche che gliene puoi selezionare solo poche, sennò è troppo OP.
FPS non finiscono mai, i PP non finiscono mai e non ha senso. Non solo sei catturare i Pokémon, ma sei persino in grado di lottare insieme a loro. Ma io non posso dirgli, guarda, io vengo dal futuro, da un mondo dove noi con i Pokémon ci spacchiamo i culi tra di noi. Ma magari non è quella la storia, quella è la tua storia. Ma se sappiamo fare tutto, presumo che un minimo sia così. Possiamo avviarci verso l'anno ossidiana. Prima di lasciare il villaggio Giubilo, ricorda di scegliere la destinazione sulla mappa. Sarebbe anche una buona idea avvisare Salvo. Sottile. Grande Salvo. Così facendo potremmo inviare dei soccorsi in caso tu venga assalito dai Pokémon e svenga. Ok. Ah, quindi per impostare il checkpoint devo parlare con le guardie. Attraverso l'altra porta di visione il tuo esame avrà inizio. Molto bene. Sì, perché c'era una manata? Potevo tirare una manata? Cosa dice il signor Pippo qui? Immagino tu sia Marco. Aspetta, volevo vedere un attimo su opzioni. Ah, ok, vedi. Vabbè, t'aspetto, parla con Salvo dopo, t'aspetto sì, qui alla intervallo dinamico. Io volevo mettere... Faceva schifo quella roba... Vabbè, non importa. Rowlet e lo zaino. Riordina borsello. Molto semplificato, ci sta. A sinistra abbiamo strumenti base, a destra abbiamo i Pokémon. Veramente Marco Bill, il peggior Pokémon che esiste su questo pianeta... Oppure usato come schiavo per le MN in Pokémon Diamante e Perla nel remake. E tu vuoi mettermi su quel Pokémon? Marco, ti devi azzardare. Al mid Raticate aveva i Perraggi. Che insomma, almeno quello. No, non so niente. Ciao, cosa fa Bill? Bene, ha preso bene. Allora, Salvo. Ma poi, scusami, che è Marco? Esprit, guardati il corto Pokémon e amerai Bidoof. Vedrai, dopo aver visto quel corto Pokémon, sarai contento di essere Bidoof. Bellissimo, ragazzi, guardate il corto Pokémon, è fantastico. Marco, sto parlando con Salvo Sottile. Almeno tu sia Paolo Burro, mi hanno messo al corrente di tutto. L'esame di ammissione si svolgerà nel termine, mi raccomando, fai attenzione. E questa è la mappa, molto carina la mappa. Mi sta andando via il cursore. Oh no. Cosa devo fare? Puoi andare alla base metti il marker sulla... No, sono andato su via. Cosa Marco, sono andato via. E non devi mettere il marker. Vuoi andare alla base landa? Della landa? Sì. Ma non ci vado a piedi? E lui ti ha detto, l'ha detto prima di marcare il... Ma di marcare, mica di teletrasportarmici. E sono qua io. Appunto, anche io, però... Ah, ok. Pensavo che non l'avessi fatto. Vai. Ma aspetta, ma è proprio... Non è open world? No, no, è open world. Posso arrivarci però camminando? Puoi arrivare... Penso di sì. No, purtroppo no. Ah, ma quindi... Cioè, se io a piedi non tornerò mai al villaggio? No. È la Monster Hunter, quindi il villaggio è l'hub praticamente. È Monster... Vedi che l'avevo detto. Però che no, Monster però Hunter. Ci sono più. L'avevo detto a Franci che era Monster Hunter. Non ci detto, sono detto, più. Mi sa di Monster Hunter. Va bene, dai. Ti ricordo il tuo obiettivo di catturare un Bidoof, uno Starly o uno Shinx? Grazie. Vedremo. Ma è arrivato gobbissimo. Professore, c'è qualcosa che non va? Figa, ripensavo quando dettomi dalla caposquadra. Che sia chiaro, se dovesse suggerire qualcosa al ragazzo, mi aspetto che lei si assuma le sue responsabilità. Ma io non so assumermi. La caposquadra Selina è estremamente severa. Detto ciò, professore, non credo che la sua presenza possa fare una gran differenza. Ma che stronza. Ma più che sono Paolo Burro, tranquilli. È un onere non indifferente. Per favore, diamo inizio a questo esame. Ma chi è questo? Spesso dobbiamo andare lavoro. Dalla signorina. Fare un cacchio. Riposati. Porta strumenti. Vabbè. Quindi se io vado qua. È proprio Monster Hunter. Okay. È Monster Hunter con la cassa, le tende. Sì, è l'accampamento di Monster Hunter quello. È bro. Pazzesco. Bella, bro. Sis, scusami, Sis. Stai sbagliando direzione. Sì, no, stavo controllando, scusami.
Prova Marco, puoi provare a streamarmi lo schermo invece del... Vediamo un po'. Magari non c'è il problema di frames. Questo è il Colle Ambizione, dove vivono i Pokémon che devi catturare per passare l'esame. Ah, pensa. Landa Ossidiana. Ecco. No, questo è il mio desktop. Guardalo, Esprit. Ma non credo cambi niente comunque. Mirare con cura, anche se immagino tu lo sappia già. Con Bidoof! cura, anche se immagino tu lo... Ah, scusami, lascia che... Fissare lo sguardo. Quando sei vicino a un po' che non serve, puoi tenere per... Ah, ok, è il lock. Lo sapevo già. Per cui non dovrebbe fuggire in tua presenza. Posso mettere in prima persona, guarda che storia. Guarda laggiù gli alberi semitrasparenti. Però attenzione, hanno deciso di mettere questa grafica per È una avere balena un questa, cos'è? È il sotto campo, di una balena. un depth of field infinito per vedere tutto fino in fondo. Ma che bello che era proprio quella faccia. Proprio secco, eh. Quando ha preso la... L'ho Ciao, Bidoof. catturato, Broski. Yeah. Vicino piano piano. E Il piano del vai. prossimo Pokémon. Bene. Io questa roba l'avevo già fatta, però. Cioè, mi aveva già fatto praticamente il tutorial dove. Questo si può raccogliere, ragazze. È un porro. Dov'è il Stai porro? sbagliando direzione. E Dov'è il porro? no, c'era lì di fianco una cipolla, sicuramente. Bellissimo. Ah, Non la no. puoi prendere, Marco. Ecco stare, il prossimo obiettivo. Quei piccoli sono un po' paurosi, per cui fuggono all'istante. Posso accovacciarmi però. Sì, puoi andare Nell'erba. stealth. Vedi? Posso andare nell'erba come su Horizon. Va bene. Premi il pulsante B per accovacciarti, vai. Star lì un cazzo. Questo è un altro porro, voglio prenderlo. Porro officinale, l'ho raccolto. Eccolo. Ci arrivo da qua e non ti muovere, cazzo. Preso. C'è un albero di biacchie. L'ho Poeso. catturato Starling City. Sì, Dobbiamo andare da lo so che Shinx. l'ho catturato, Starry, l'ho visto. E perché sono tornato indietro? Dammi queste bacche, adesso mi dirà: "Ah, quelle sono delle bacche, hai visto?" Ah, che sbadata, come tuo mentore ho l'incarico di spiegarti una cosa. Voglio cagare! Come Ah, lanciare la ok. Partner Ball? Chiamiamo così le Pokéball che contengono i nostri compagni d'avventura. Me l'avete già detto! Ecco quanto mi ha insegnato la caposquadra. Per lanciare un Pokémon dopo aver lanciato uno strumento, premi X. Se vuoi lanciare uno strumento dopo aver lanciato un Pokémon, premi X. Ecco qui, semplice, no? Nel dubbio ricorda, per cambiare cosa lanciare basta tu prema X. No, Prova a lanciare un aspetta, che Pokémon palle. verso le piante o rocce. Vedrai che raccoglierà le bacche e altri strumenti per conto tuo. L'ho Carino. lanciato troppo in là, l'ho lanciato. Adesso tocca che il tuo compagno dimostra quanto vale. Bello Forza. che usi il Pokémon, questa cosa mi piace un sacco però. Ok, io li lancio. Bidoof! Ciao Bidoof, vieni fuori! Ciao! Li lancio Starly, li Ciao lancio. Bidoof! Ciao, ciao! Andiamo, Esprit! Ah. Con la forza della Esprit! mente. Saremo amici per sempre! Che sfiga, ragazzi, andiamo via. Manca Posso. Shinx qui. Io? Sembra l'inizio di Naruto della puntata. Tum, 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 tum. Come lo faccio a riprendere? Posso buttare fuori tutti? Posso buttarli fuori tutti, li butto fuori tutti, tieni. E che fai? Poi ci Pippo! fai una comitiva di Che gente. ne so, stanno lì Fissando fermi. lo sguardo su di un Pokémon con il pulsante di livello per controllare quanto è facile catturarlo. Più sono Ok. invece.
Uno Shinx. Ok. Quanto è fuori posto però Shinx qui? No, no, non ri... ma a me sembrava carino, carino, mi... Beh, sembrava aggressivo. Shinx si trova all'inizio anche in Pokémon... No, è che no, nell'ambiente, dico, mi sembra un po' strano. Grazie, Luftaba. Trova anche nell'erba, tra l'altro. Ok. Ok, quindi le frecce... Più le freccine... Più sono le freccine, più facile la cattura. Ok, tipo Pokémon Go, no? Il colore del Pokémon. Sì. I Pokémon ostili nei confronti degli esseri umani sono considerati con la croce. I Pokémon con questo simbolo possono essere catturati solo tramite lotta. Ho capito. Vai, Bidoof, scelgo te! Vai, Bidone! Muore Bidoof, è sicuro. Ed è qui che entro in gioco io. Condividerò con te una piccola perla di saggezza. La chiave è indurli a lottare. Se gli lanci una Pokéball nel corso di una lotta, riuscirai a catturarli. Hai con te la Partner Ball, cui accenna, quelle contenenti Pokémon. Vabbè, gli dovrò tirare il Pokémon. Prova a lanciarne una nelle vicinanze del Pokémon che vuoi catturare. No, chi l'avrebbe mai detto? Dai, quasi, quasi. Dai. Vabbè, dai, ho capito come si fa, però. Ah, attacco di nuovo io, pirla! Yeah! Guarda, guarda, incazzato come una bestia. Oh my god, mi carica! E se io non tiro fuori niente? Ah, l'ho sconfitto. Ma guarda com'è carino, è felice! Scusate, me l'ho preso bene. Vabbè, non mi fa niente, comunque. Vedi che carino che è. Scusate. Non mi fa niente, non mi attacca mica, toh. Sono preso bene. Sei rimasto sorpreso. Piacere, via. Oh! Una grande legna. Poi gli faccio fogli ame. Andiamo di attacco rapido. Non mica lo butterò giù su. Non è super efficace fogliame, scusa. Ma fogliame, Ed erba. Tra l'altro quel simbolo a destra invece cos'è nelle mosse? Speciale o fisico? Non è molto efficace quello, giustamente. Non è d'acqua Shinx, Moro? No, Elettro, quindi non ha senso erba. Elettro. Ah no, ho sbagliato, scusa. Mi ero confonduto. E comunque anche se fosse volante era il contrario, era Shinx che era super efficace su di te. Ma insomma, il tuo compito non è sconfiggere... Ah scusa, è vero, non l'ho catturato, l'ho ucciso brutalmente, morto, deceduto. Anch'io l'ho ucciso il primo, dopo... Scusate, me ne sono dimenticato. L'ho preso benissimo, me. Allora gli mandiamo Starly. Starly che anche lui... Sì, scemo. Mi fermo adesso. L'ho ucciso brutalmente. Poi livello 2, fai cagare, Shinx. Raffica. E vado davanti. La parro. Beh, bravo, non ho neanche visto. Esame fallito, Game. Ti aspetto qua. Che avevo detto io? La mia ciolla è incredibile. Divertente che... Ok, dovrebbe rimanere con pochi HP. Porca bestia, sono caduto. Allora, quindi... Madonna. Ah, così la fai, non c'è bisogno di mirare. Che c'è? Alime, che c'è? T'ho catturato. Non credo, Gianluca. Non credo. Perché sì, tu lo tiri una volta sola, poi dopo parte il menu del fight, quindi non c'è più la possibilità di cambiare Pokémon. Appena ne tiri uno parte subito il menu, quindi non puoi. A meno che non è un 2 contro 2, ma non so se l'hanno implementati, non credo. C'è la ragione per cui tu sei giunto qui cadendo dal cielo, ma per ora pensiamo a tornare al villaggio. No, fammi esplorare. Non è il villaggio questo. Ha detto ciò, mi sono sentita chiamata in capo. Ha detto che bisogna arrivare più che fondatas. Paolo Burro, congratulazioni, hai appena compiuto il primo passo necessario per incontrare tutti i Pokémon. Scattiamo una foto ricordo. Ah, hanno le macchine fotografiche. Perché però dovresti accerchiare una persona con 3 Pokémon? Poi non... già è facile il gioco. Non ci resta che fare rapporto alla caposquadra Selina. Urshu, rientriamo al villaggio Jubilo.
che sei bullo, come Gennaro. Sì. Neanche Metal Gear Solid 4 aveva tutto questo non gameplay comunque. Quasi 5 minuti di gameplay, ora ci vogliono 30 minuti di dialogo per riprendersi. Potrai affidare al pascolo del villaggio i Pokémon che hai catturato. Quando parti per una ricerca ne puoi portare con te al massimo 6. Beh, non che qualcuno ne abbia mai catturati così tanti. Beh, ma allora siete perché siete pizze. Tutti dei coglioni, si vede. Ora su, miei giovani, andiamo a fare il rapporto. Cioè io immagino questa fabbrica di Pokéball, che sono fatte a mano per carità. Però nessuno li sa però usare. Però le uso tanto. Solo io praticamente. Non grazie Umbo nessuno. Dumbo. Grazie Umbo. Siamo a 19, ho appena iniziato anch'io Pokémon. Mi sta piacendo un casino, a voi? Vediamo, per ora... Per adesso è ancora un pochino presto, probabilmente. Ma quindi il filmino laggiù è il box. Cosa fanno questa signora? Gliocca baccata. Signora, deve scopare anche dalle altre parti, se no non fa la buca, signora. Che poi, fa la buca. Che poi cosa sta spazzando? Come sono gli FPS adesso? Più o meno, dipende dalla è zona. Uguale? Sì, sì. E allora aspetta che rimetto quello di prima, sì. Che almeno se tabbo non mi si vedono i porni. Tra l'altro cosa spazza? Che è terra? 2000... Chi è che spazza la terra brulla? Scusami. Nel 2021 chi è che scarica i porno? C'è ancora questa battuta che andava quando giocavo a Metin in 2. Ma io, tanto... cioè per l'emergenza, metti che mi va via internet, cosa faccio? Almeno mi masturbo. Ma vabbè, ma... Allora, cosa dovevo fare? Fammi vedere. X... Ma lei è un finto... Lei è palesemente un signore giovane. Quando è che si mostrerà? Sto vedendo i capelli sotto la cuffia. Non qua? Sono del colore della barba. Sabbia impegno. Mistero sabbia che aumenta il livello di impegno di un Pokémon. Può essere utilizzata su Pokémon con un livello di impegno tra 0 e 2. Che cazzo è l'impegno, mo? No, Moro, io adesso... No, ascoltami. C'è un signore che sta lavorando. Io adesso sto qua finché non mette giù quella cosa. Io non vado avanti finché non poggia quella trave. Cioè, non è possibile. È dai, Kirisuke, cosa ci dice? Se hai intenzione allora, di vivere qui, ti consiglio di rivolgerti anni. Al Team Galassia, perché lui di certo non si muove. Avrà 70 anni con questi 800 kg sulle spalle. Ma metti giù, lavora, fai qualcosa, c'è tutta l'impalcatura qui. Fatemi vedere un attimo. Dicevo, apri le info. No, signorina, non c'è le, non c'è le info. Le info è sui Pokémon. Guarda come mi guarda di sbiego la signorina. Ah, fammi vedere le info dei Pokémon. Mi sta guardando, non posso continuare, mi sta guardando. Aia, mi guarda. No, non posso ancora lavorare, aspetto che se ne va. Punti aspetto esperienza. Che se ne va. Raffica fogliame, info mosse. PS, attacco speciale, attacco, difesa, difesa speciale, natura. Velocità. Natura docile. Cos'è natura docile? Che io non... Come si apre il... Con su. Ah, poi vai borsa, nel, con i Pokémon vai su info col più. Ok. La mia natura. Dove la vedo? Natura fiacca. Credo faccia schifo natura fiacca. Anche tu natura neutra sullo starter. No, è docile, sì. Sono natura fiacca, quindi faccio schifo io. Credo, non so come funziona. Non lo so. Docile non influisce sulle statistiche, ok. Quindi è buona, cioè almeno non è una merda. Le frecce c'ho difesa speciale, ma io non ce l'ho non ce l'ho le frecce giustamente perché è docile. Se vado, questa è seria e non c'ha le frecce neanche seria. Allegra, sì, la mia fa schifo, Allegra mi diminuisce l'attacco speciale, mi aumenta la velocità. Non è male Allegra per Starly, perché tanto Starly è un Pokémon fisico, mi pare, no? E la velocità non è... Non è ritrosa, ritrosa che cos'è? Ardita su Shinx invece non fa un cazzo neanche ardita. Ma scusa, c'era bisogno di non poter mettere docile su tutte? Cioè io c'ho birbona, fiacca, ritirosa e ingenua. Sono tutte brutte a sentirle. A sentirle sì. Sono tutte schifose i miei, tutti brutti. Tra l'altro Starly non mi dispiace neanche come Pokémon, me lo tengo anche. Staravia è bello. Eh sì, non è male. Ingenuo e decente, Mark. Decente, provenienza con maiuscolo. Le salve. Cosa? Provenienza con le salvetti, cosa? con le ambizioni. Ingenuo e decente, va bene.
i numeretti che nei cerchi indicano le EVs, che qui arrivano massimo a 10. Toscano, la sabbia sì. permette di aumentare. Grazie Adriano. Ah, ok, la sabbia aumenta l'impegno, sia sarebbero gli EV l'impegno. Cioè la sarebbe la velocità di apprendimento di quelle statistiche, quindi mi aumentano meglio. Ragazzi, quelle statistiche. Io amo queste cose specifiche, ma vorrei andare avanti. Allora, perché tanto i miei Pokémon fanno schifo. Cosa piacerà agli Starly? Aspetta, vediamo, il porro ingrediente necessario per la preparazione dei rimedi cresce spontaneamente. Ok, quindi quello qui è proprio alla... è Monster Hunter, ragazzi. Cioè... dicevo, che voglio vedere il cellulare. Fammi vedere. Ah, è la mappa. E mi va via il cursore, mannaggia. Missioni e richieste. Ah, non c'è un'altra linea di dialogo. Non ti ho mai visto da queste parti. Fine. È razzista, lui dice. Questi stranieri. Sawa, come può cambiare l'umore di con un taglio di capelli? Il villaggio effettivamente anche nella mappa, almeno la mappa per come adesso, c'è solo quello. Moro, parla con Sharon. Chi è? Parla con Sharon. Alla signora laggiù. Sì, sì. E invece Rowlet l'ho voluto io perché mi fanno cacare gli altri. Che abiti Bizzao e da dove provieni? Ma gli ha cacato nella testa, poverino. Lei è ispirata a PG8. Okay. No, il villaggio è completamente morto. Cioè, il villaggio è la cosa meno bella, meno che ti prende del mondo. È proprio il villaggio pianto, è imbarazzante. E il villaggio, cioè, Monster Hunter Rise è uscito su Switch ed è incredibile. Ah, qui c'è, guarda, c'è un pozzo con un altarino con il simbolo di Arceus. Siamo riconoscenti. Dov'è? È un po' qua in alto a sinistra del Pantheon. Là in fondo a destra. La pietra degli amuleti protegge il villaggio Giubilo. E merita tutta la nostra riconoscenza. Ma basta, vabbè, non serve una sega. Ah, guarda che qui combattono due Pokémons. Starly contro, non mi ricordo come si chiama lui, Pachirisu. Che bello Pachirisu. Lo posso calpestare? Le nostre lame sono semplicemente ridicole se paragonate alle zanne e agli artigli dei Pokémon. Cioè, un po'... normale, e pensa che figo se arrivavo qui e stavano Carlo effettivamente combattendo. E invece no, si guardano, si studiano. Sì. Ho voluto fare una scelta. È comparsa adesso, signora. Porca troia. Terribile il villaggio, veramente bocciato. No, mi è partita una Pokéball. Ho premuto per sbaglio, ho lanciato una Pokéball. Ma se io lancio Bidoof, lì in mezzo, vuoi fare il terzo in coppe? Vai. Fagli, ammazzali. Mattali. Che mi guardi, scemo? Ammazzali. No, Marco. Ma sono testata. Il mitra. Entro dentro. Para. No, non ce l'hanno il mitra, Marco. Entro dentro io. E mi prosegue l'avventura. Sai che non salvo niente io del villaggio, mi dispiace. No, il villaggio non c'è è proprio, niente da salvare. È proprio brutto. È proprio una delusione. Cioè, non c'è nulla. È veramente la cosa più vuota della terra, mi dispiace. Interazioni terribili. Gli NPC sono fermi, hanno mezza linea di dialogo. Le case sono brutte, tutte storte, zigrinate male. Ti avvicini, vedi tutti i buchi, tutte le texture che si muovono, tutti i colori sbarrellati, la luce. È proprio anti. È proprio anti-medesimazione. Cioè, il villaggio è una riga vuota, che esistevano dei villaggi così, mi pare. No, ma non sono così morti, cioè nessuno no, lavora, dico, nessuno si muove. Dico esteticamente, nel senso, esistevano questi villaggetti che erano una strada praticamente circondati dal nulla. Ma l'acqua poi è imbarazzante, ragazzi, è zucchero sciolto, Però... No, è proprio... di questo mi spiace, non salvo nulla, proprio zero. Non c'è un... guarda, è tutto fermo. Non mi sento immedesimato. Sembra che... È presente quando nei giochi buggi il gioco ed entri in zone che non devi entrare ed è tutto fermo, fatto di carta. E quando buggi i giochi ed entri in posti dove non devi entrare, il sì. villaggio, è proprio tutto fermo. Parlo con la signora Caparezza qua. Non c'è vita, è tutto morto. Cioè, sei dentro questo coso decesso di merda. Cioè, quello di Monster Hunter Rise è molto, molto, è vivo, molto più sì. piccolo, perché non c'è bisogno di fare una roba grande.
ed è completamente vivo, vedi roba ovunque. C'è la piazza compagni dove metti ad allenare i tuoi pet e li vedi, quando li metti ad allenare li vedi lì che combattono contro questo dummy di un mostro e lì che combattono tutto il tempo, è fighissimo, cioè ti dà... Invece no, qui è tutta una merda. Poi ci sono le persone ferme lì che ti aspettano perché c'è il fabbro che comunque smartella, c'è il mercante lì che fa le robe, però... Gli altri ci sono quelli che lavorano, quelli che fanno robe, li vedi spostare robe in giro, quello che pesca. No, ma guarda, la signora che scopava a tre frame per terra, no, la scopa effettivamente, era, che stavo prendendo in giro, alla fine guardando tutto il viaggio è quella più in movimento, ed è quella che sta facendo con la scopa da mezz'ora nello stesso buco. Allora, sembra che tu sia scampato a una vita allo sbando e una morte sicura. Sì, ti faccio un culo. Sono stata informata dei risultati. Le mie congratulazioni. Sei promosso. Puoi tenere il borsello. Grazie. Il supporto è un duro esame per via delle tue oscure origini. Ma tu lo hai superato. Prendi. È la divisa ufficiale della squadra di ricerca. Ma quindi il Team Galassia effettivamente si è originato qui e poi è arrivato fino a Pokémon Perla. Non sono viaggi. È per questo che in Pokémon Perla magari hanno quella conoscenza. Hai ottenuto la divisa squadra di ricerca, i calzari squadra di ricerca. Bene, dove la metto, posso quindi togliermi l'infradito. Aspetta, vai all'alloggio di ieri e cambiati. C'era scritto Marco. Lo trovi al secondo piano. Lì devi andare a salutare. Ma l'alloggio di ieri devo uscire, quindi. Devi prima andarti a cambiare. E qua c'è una missione, se non sbaglio. E dove si esce? L'ingresso principale, Marco. Ma che piano siamo? Sotto, qui, vai a destra e esci. No, bene. Dove cazzo sei, Marco? A sinistra. No, sono sceso. Ma dove? Ah, perché c'è un piano sotto? C'è sotto. Ah, non l'ho visto sotto. Di qua, dov'era? Non mi ricordo dove siamo usciti. Minimamente proprio. No, qua c'è il corridoio, quello che non porta da nessuna parte. Guarda che bello. Puoi cambiarti. Puoi entrare nelle porte. Ma dov'è? Ma dove si esce? Ah, ma di qua, Sì, c'era il simbolo, allora... Ah, ma io pensavo che andavi dal direttore seguendo il simbolo. No, prima di andare a cambiare. Effettivamente è guidato al 100%. Eh beh, vabbè, quello lì ci sta. Sì, no, va bene. Bene, fammi mettere queste scarpe di palla. Posso tenere le infradito? L'obiettivo l'avevo visto, cretini. Era perché non pensavo fosse dove dovevo andare. Lenti a contatto colorate. Voglio gli occhi gialli. Viola. Rosso papavero. Belle rosse, mi piacciono. Male, va bene questo look? Figa. Verde. Che schifo di scarpe, ragazzi. È indossato la divisa squadra di ricerca. Fate di schifo, son fa. Andiamo dal professor Collo. Vediamo cosa ci dice. La divisa ufficiale della squadra di ricerca. Calza pennello. Chissà che irritazione ai piedi, però. Sembra quasi che la... cioè, i calzettoni di 3 cm di spessore. Vedo che sei cambiato. D'ora in avanti sei libero di usare quella stanza. Prendi anche questo. Mi fa il dito medio adesso. Mitra. Il cappello! Attenzione, fatto malissimo anche questo. Non c'è la minima texture, ma vabbè, come tutto il resto, d'altronde. La ora famosa coppola vai a gagare. Di Pokémon. Il direttore, chi sarà il direttore, ragazzi? Quanto era in posa salvo lì? Siete pronti per il twist? Aspetta che ti aspetto. Chi è? Chi? C'è un po' sono. Questo qui è, scusa, non è... Ah, no. Pensavo fosse quello di Ellie e Benji. No, ragazzi, me lo so spoilerato. No, Marco, non mi dire niente. No, non ti dico niente. Ah, ma è di è il secondo piano, Sì, si vede solo la testa. Guardo basso, allora, Marco, io guardo per terra. Guarda per terra. Guarda così che non l'ho visto per niente. Che spettacolo, ragazzi. Ah, è vero, lui se l'ha visto nei treni. E Danny Trejo, Sì. Però in versione... Swing! Ti aspettavo con ansia! Perché mi urlano le persone?
Ma io voglio il suo kimono. Il mio nome è Souran. Sono il direttore del Team Galassia. Lo suo kimono è bello. Perché non ci siamo vestiti di merda? Cioè, abbiamo anche tutto sporco di sbiu sotto. Quindi tu sei Paolo Burro. Siamo i cadetti. Sì, signor sì, signore. No, ho fatto solo così con la testa, in realtà. Mi hanno informato sul tuo commento. Dicono che sei precipitato da uno squarcio spazio-temporale. No, ci fa la Kamehameha! Ah, no. Ora vediamo quanto vali. Affrontami! Tiro un pugno. Ti tiro un pugno nella faccia! Yeah! Vagli addosso, faccio, via. Cazzo, mi ha atterrato. Hai la scorza dura, devi migliorare nel sumo. Ma si vede che hai ottime potenzialità. A me si chiama Marco, ma nessuna fantasia. Molti ti guarderanno con sospetto perché sei precipitato dal cielo. I più superstiziosi potranno persino pensare che porti con te delle sciagure. Tuttavia hai superato... Ah, pensavo fossero delle credenze con i piatti dietro, poi ho guardato meglio, ho detto perché c'hai i piatti. Tuttavia hai superato l'esame. Perciò per quanto bizzarro tu sia, sei il benvenuto qui al villaggio. Dedica tutto te stesso al Team Galassia e al completamento del Pokédex! Fatto. Ma ricorda, Paolo Biurro, i Pokémon sono creature terrificanti, sii sempre prudente. Questa... Tieni in ufficio il servizio buono, c'ha le tasse sì. Dietro. L'esame di ammissione è fatto. Ora se... Ah, grazie. Bello questo rango. Bello questo Abra importante. Che si muove a 2 FPS dietro, perché... Ragazzi, dai... Pare che tu abbia l'impressione di direttore sei inferiore dei nostri. Ora sei un membro del Team Galassia di rango 0 stelle. No, ma che schifo. Devo fare le ranked, devo rankare. Nella squadra di ricerca vencerai di rango, come su Monster Hunter. Chissà quando arriverò in AI stelle. Tu farai proprio se non ti completi nel pocket, più aumenterà il tuo rango membro. Ho capito, quanti me lo volete dire? In altre parole, la strada verso il completo del pocket ti condurrà a meta suprema. E cioè incontrare tutti i Pokémon della regione. Avrai bisogno anche di questa. È una ricetta per creare strumenti. Ma quindi qui cioè, non c'è la Lega, appunto. Ma l'obiettivo è proprio quello di completare il Pokédex. Solo credo. Quello l'obiettivo. Hai tenuto la ricetta delle Pokémon. Ma quindi gli allenatori Pokémon. Non ci sono? Marco, io che cazzo ne so. Ricetta per creare una Pokéball. I materiali necessari sono una bacca ghiocca e un ciottolo. Ah, quindi le creo a mano, vedi? Giustamente. Eccoti 3.000 euro, sono, ti faranno comodo per comprare i materiali. E li spendi in droga lui ovviamente. Poi. In qualità di esperta nel campo del fai da te ti... particolare questa parola, ti spiegherò tutto ciò che devi sapere. Ma un Monster Hunter dove al posto dei mostri Monster Hunter ci sono i Pokémon sarebbe fighissimo appunto, quindi... Luce, tu sei esperta nella fabbricazione di strumenti, ti assegno il compito di insegnare a Paolo Biurro tutto ciò che sei in materia, per favore no! Sarà fatto, porca. No, dobbiamo andare alla bottega, raga. A mano gli strumenti che hanno bisogno, ma io lo avevo capito, eh? Sto andando alla bottega, ma lo schippo tutto, basta, non voglio più sentire niente. No, per favore, sì, arte del fai da te, vai. Ce la faccio più, vi giuro. Vagazzo! Ma vagazzo! Che vagazzo? It's me, benvenuto Uta Ut... Ah... Ragazzo, mi presento, il mio nome è Shaun. E quello mi di occupo TikTok della sartoria. Volevo fare per un gelato in America. Però sartoria non era scritto con le R-Mosh, eh. No, sartoria. Volevo fare i miei complimenti per la tua promozione. Vengo a consegnarti gli abiti che il professore ha ordinato per te. Mi sono appena cambiato io. Vabbè, amici. Un attimo che mi metto comodo. Hai ottenuto una giacca da viaggio e un paio di calzoni. Il villaggio è ricco di negozi che potrebbero interessarvi. Ti consiglio di darci un'occhiata. Oh, possiamo vedere i negozi finalmente. Adesso arriva la spaccacazzi, eh. Si becca. Ehi, Paolo Burro, la bottega da questa parte. Non mi devi rompere i coglioni! Andiamo, andiamo. Sono veramente comodo, sto così in tutte le live adesso io. No, la live la finiamo alle 2, anche perché non abbiamo ancora fatto nulla, ragazzi. Però voglio mangiare, mo. Anch'io vorrei mangiare.
Mangiamo in live e poi così facciamo se gli ultimi 10 creare... di dialoghi. Marco, facciamo che vado a prendere da mangiare adesso, intanto che ci sono dialoghi di cui posso mentre fare mangio. Faccio anch'io quasi quasi, sai? Dai, torno subito, ragazzi, vado a prendermi il pappone. Torno subito, eh. Aspetta, se desideri creare degli studi... Vi metto Marco, vi metto. Ti metti me, che tanto scatto. Se desideri creare degli strumenti mentre sei al villaggio... Il banco per il fai da te della bottega è ciò che fa il caso tuo. Per questa volta ti darò un po' dei miei materiali. Per festeggiare... Oracolo scammato? Una delle case che vedrò in questi giorni è quella giusta, aspetta. Lo faccio io l'oracolo. Non insistere. Per questa volta ti darò un po' dei miei materiali per festeggiare il superamento dell'esame. Tanto le frasi sono 10, ragazzi. Le ho imparate a memoria. Posso farlo anch'io, l'oracolo. Non è che... Non insistere. I soldi che ti ha dato la caposquadra invece potresti usare per comprarti la doga. Prendi la doga, la doga, la doga, la doga. Puoi selezionare uno strumento per creare la doga. Per fabbricare una Pokéball di Maria. Utilizzando il banco per la droga, puoi fare il villaggio. Abbia la curiosità di un bambino. Per creare avrei bisogno, va bene? No, di Luca, ti faccio il tuo oracolo, aspetta. Dice... Qual era la domanda? Qual era la domanda di Luca? La domanda era... Effettivamente se non so la domanda non posso fare l'oracolo. Qual era? Se no non ha senso. Se non so la domanda, giustamente posso fare tutti gli sforzi. Eccomi. È un po' troppo. Allora ho fatto l'oracolo io, Moro. Eh. Ma adesso mancava quello di Lukak, che però mi deve dire qual era la domanda. Ero carichissimo, però non sapevo la domanda. Riuscirò a trovare un senso alla vita e non sentirmi fallito? No. Andiamo, gli rispondo io, aspetta. Vado a prendere la pasta, aspetta. Prego. Moro. Allora, c'era quella di Dlucard, che era appunto questa qui. Fammi vedere. Ah. Continua così. Edith. Ma che pezzo di cacca. Poi c'era Lorenzo Wilson, signor oracolo. Se non si passa l'esame si rischia di incontrare Pokémon Padulo, quello che viaggia all'altezza del culo. Vediamo. Se non lo fai ora, quando? Ma non so. Non sono perse tutte queste. Ero troppo preso dal gioco. Invece Golod che dice una delle case che vedrò in questi giorni è quella... sarà quella giusta. Investi in delicatezza. Amici, mancano 5 minuti a me. Ma che poi però ho la Marco, pasta in bianco, però... Prego. Prego, tanto io mi mangio la carbonara. Diciamo ci sta preghiera. Su una bella carbonara. No, io sono la pasta triste. Crea. Allora, mi serve una bacca chiocca e un ciottolo. Via. Ne creiamo un burdel. Ne creiamo un burdel. Facciamo tutte. 21. No, 20 ne posso fare. Via. Ancora sono spaccato da Mark prima. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Per le stronzate che hai detto. Ah, sì, ne ho dette un bel po', ne ho dette. Wonderful! Una Pokéball perfetta per essere la tua prima creazione, te la sei cavata benissimo. Ma ce l'ho ancora io? Eh sì. Come ti ho probabilmente accennato, i Pokémon hanno la affascinante capacità di drogarsi. E le Pokéball appositamente per passare... Bene. Oltre. Pokédex. Libricino che raccoglie gli esiti delle ricerche sui Pokémon. Ogni volta che vengono avvistati nuovi Pokémon, il professore Leven aggiunge nuove pagine. Ok. No, sono manifesti di gente morta, ragazzi. No! Sono morti tutti questi qui, eh. Vediamo Togepi. Hai visto questo Pokémon? No, aspetta, l'analisi dov'era? Non c'è una descrizione? Non l'ho catturato. Hai visto questo... Ah.
Cyndaquil. Cambia niente, uguale. Boh. Forse ne devi catturare di più per... Ah, non ancora, dico. Ok, cosa sarà più avanti. Va bene. L'ho preparato apposta per te. Spero che ti sarà utile nel tuo grande obiettivo di incontrare tutti i Pokémon. Per completare il Pokédex dovrai anche portare a termine gli incarichi Pokédex. E da buon membro della squadra di ricerca anche io non mi risparmierò. Ci mancherebbe, devo fare tutto io. Sono quello più forte perché ho catturato 3 Pokémon. Figurati come sono messi gli altri. Sì. Marco, ora ti spiegherò i particolari dei... Sì. Massimo. Ora ti spiegherò i particolari... Ma per farlo dobbiamo spostarci alla... Cosa c'è, Marco? Mi sa che c'è ancora da parlare, Moro, eh. Mm-hmm. Bene. Senti, non per origliare, ma che vuole questo? Ma questo è arrivato da dietro, scusa. No, che stavo sentendo, no? Boss, mi ha accompagnato, anch'io vado di là. Suguru! È sardo! Suguru! Porca troia! Visto che ci sei, magari potresti occuparti di una mia richiesta? Io sono un vigilante. Vigilante! E non posso allontanarmi di... Un po' incollate queste paste. Ti aspetto? Va bene. Se una persona necessita del tuo aiuto, soprattutto adesso comprare il cono delle richieste sulle secondarie. Mm-hmm. Sono... sì, Green Arrow. Col ciuffo di coppa. Vabbè, non... Guarda il Pokédex. Apri. Ah no, non era una missione, era un consiglio in generale. Quindi, devo farla per forza? No, posso andare... Vedi, ci sono tutte le richieste, ma io posso decidere cosa fare. No, ora sto impazzendo. Scusate, stavo ruttando. Non stavo impazzendo, stavo solo ruttando, ragazzi. Sì. Ma perché non li doppiano? Io vorrei. Però ormai è così lo stile. Non faranno mai. Aspetta. Porta strumenti. Vabbè, non c'è niente dentro. È zero da dire che le posizioni verso questo titolo si possono essere invertite tra Moro e Mark. In che senso? Sta uscendo dal villaggio, via. Andiamo a spaccarci, zio. Qua dobbiamo andare. Vai. In che senso? Che vuol dire, signor? Corre, corre, guarda il caricamento. Dove sei andato? Vado, prima. Ma io voglio prendere le richieste. Aspetta, che magari si possono fare mentre sei in missione. Può essere un'idea, però ormai sono qua. Informazioni su Starly. Va bene. Ragazzi, sono da Discord. È normale che scappi. Non potete pretendere nessuna qualità. Ma non l'ho presa però da me. Adesso quasi fino di mangiare, ragazzi. Poi mi rinfilo. No, non sono devastato. Sono tranquillo. Io, ragazzi, sono disgustato da di merda dalla grafica, che è terrificante. E il gioco pure per adesso, visto che non ho giocato ancora. Quindi, in realtà, è che non l'ho detto, ma fa schifo. Cioè fa schifo. Non ho giocato, sono 2 ore, non ho giocato. È un badumbo. Io ti aspetto allora. No, ma ormai. Cioè, no, ti aspetto lo stesso perché tram principale non voglio. Moro, nel gioco si apre. Ma sì, aspetta, vado avanti. Tanto dopo devo mangiare anch'io. Quindi, consultando il Pokédex, puoi verificare i tuoi prossimi incarichi. Ok, gli incarichi Pokédex sono delle richieste necessarie per completare il Pokédex. Il numero e contenuto cambiano a seconda della specie di Pokémon. Quindi, ricorda sempre di premere il pulsante giù per aprire il Pokédex e trovare gli incarichi disponibili. Usa il pulsante ZL. Ah, ma questo è bellissimo. Quindi i Pokémon non si evolvono da soli. Quando soddisfa i requisiti, si evolve. Lo fai evolvere. E infatti dicevano che il livello non conta. Scegli di farlo evolvere. Comunque, sta roba è bellissima, ragazzi. Questa qua è la prima cosa che mi piace. Il Pokédex lo posso aprire quando voglio. Mi dà la descrizione del Pokémon in tempo reale. Come nell'anime, cioè lui quando apre dice un Caterpie, apre fuori il libretto. Mm-hmm. Però non mi dice la natura e l'habitat e cosa fa quel Pokémon. Mi dice soltanto. Mi dice soltanto le lineette, mi dà. Ho finito. Quindi è una cosa bella, ma meno bella. Cioè, il mio sogno è sempre stato. Ma c'ho un cordino. Ma le lineette, di che lineette parli? È
c'ha le lineette, quando guardi un Pokémon sotto ti dice tutte le cosine, delle requisiti, eccetera. Esatto, magari, no, questa è una cosa bella del Pokédex. Il Shinsan sta i segni sulle orecchie, ma come l'hanno fatto esattamente? C'ho l'Oshinx, te lo faccio vedere. Guarda, che mi sta dicendo che mi deve dare un consiglio di vitale importanza. Aspetta, io, Marco, non andare avanti. Non vado avanti. No. Questa qua voglio proprio vedere se... Orca miseria, mio padre mi ha chiamato. Dai, vai a prendere le robe, io faccio un giro. Ok, solo quelli, cioè le missioni. Quindi, se io faccio meno missioni richieste... Allora, consegna un Warpole. Mostra la pagina completa di Starly a Imari della squadra... Caduto Marco, ragazzi. Marco, sei caduto? Marco? Mi senti? Sì, sei caduto. Ok. Ho sentito un robobomb. Perché? Ma... No. Ho preso la scossa quando mi sono alzato, quello sì. Questa doveva essere una pastiglia, ma questa... una pasta al formaggio. Questa la posso già consegnare come missione, giustamente. Shinx già ce l'ho. Sì. Seleziona. Diamo un'occhiata a queste orecchione tonde. E gli sta guardando il culo. Carmine, manca quasi tutto, Carmine. Moro, ma te l'ha dato il consiglio di vitale importante? No, sto facendo una secondaria che ce l'avevo già pronta. Pozione per 3. Va bene. Andiamo a prendere questo consiglio di vitale importanza. Sì. Worm, come l'ho nominato, bene, tra l'altro, sì, non mi ricordo neanche come l'ho nominato. Wurmple. Ora veniamo a noi. Per completare dovrei portare a termine determinati incarichi. Ok. Gli incarichi Pokédex sono le ricerche necessarie per completare il Pokédex. Numero di... Ok. Ciao, premi, usa il pulsante dettagliato per fissare lo sguardo su un Pokémon. Premi il pulsante giù per aprire la sua pagina Pokédex e verificare subito gli incarichi Pokédex. Alcuni incarichi sono un po' insoliti, quindi assicurati di controllarli sempre. Ma cosa mi significano quelle tacche? Tacche tutte a caso, messe... cioè, semplicemente... te lo dirà lì. Sono dei caratteri censurati perché generici, credo. Non sono tacche. No, sì, forse quello. Esatto. Affrontare una lotta... incarico, tieni i punti analisi. Chi l'avrebbe mai detto, Devo darmi un consiglio di vitale importanza, Marco. Vai. Se stai per subire l'attacco di un Pokémon selvatico, assicurati di schivare. Vabbè, dai, non è... Dobbiamo rotolare, sì. Schivare? Osserva bene i movimenti e prova a copiarli. Olè! Mio papà ha messo giù un olè? Filo dopo. Frum. Se si vede, infatti non mangerò il fondo. Ah, già, colpazione campione eseguito con estrema grazia e cosiddetta schivata. Con una schivata tempestiva potrai evitare le mosse dei Pokémon. Sono estremamente potenti e attacchi ripetuti possono farti perdere i sensi. Ma quindi adesso avrò una vita, prima non ce l'avevo. Allora, Shinx mi ha travolta in pieno... Eh sì, perché ci possono tramortire. Bene. Ti insegnerò io ciò che ho bisogno. Per favore, no. Per favore, no. Due scritte mi bastano, capisco. Quanto era soddisfatta lei dell'acrobazia? Ha fatto olè prima ancora di farla, Marco, quindi vedi un po'. Ok. Secondo me l'ha messo tipo olè perché è come quando il toro attacca il... E scompare tutto, quando parli con una persona scompare tutta la fauna del mondo. Ma me l'han già detto! Quindi il gioco inizia ora, e vediamo un po'. Boh.
Non basta catturare uno solo, ma due, quattro, forse anche di più. Che bellino Bidoof. È proprio simpi. Un bel simpaticone. Dobbiamo andare alla situazione? Figa. No, aspetta, la rotolata... Ok. Vabbè, allora, potevo usare il tasto. Quindi devo catturarne 78. Premo giù. Vabbè, ma allora, le robe... Aspetta. Bidoof, livello 3. Livello analisi 0. Lui è docile, non mi attacca. Se premo giù... Mi è andato a fanculo perché... Ma stai guardando col pocket tu? Sì, c'ho il drifting e quindi non... Madonna, aspetta, dopo qual era il tasto? Non mi ricordo più. Esemplari catturati 1. È giù, Marco. Ah, volte che l'hai fatto evolvere 0, ricerca sui Bidoof birboni nel villaggio. Metodo da definire. Esemplari pesanti catturati, ok. No. Quindi quelli sono gli step. 1, 3, 6, 12, 25 sono gli step, credo. Ma è giusto? No, aspetta. Cosa? Così? No, devi fissarlo con il grilletto sinistro. Ah, ok. E poi premi giù. Quindi adesso lo catturo. Esemplari catturati 1. Però deve essere pesante. No, quello è un altro step. Ah, vedi, mi aumentano il livello i Pokémon quando catturo. Oh, che fa? Scappa sto pezzo di merda. Cambia bersaglio. No, è andiamo fuito. Piano, piano. Oh! Orca bestia. No, devo premere B per caccare addosso. Vabbè. Scappano! Vieni qua, Bidoof. Completamente in testa. No, gli ho spaccato in testa. Io questa profondità di campo che tanto no, hanno... È no, è scappato via. Hanno agognato, non la vedo comunque, ragazzi, ma vabbè. Ma adesso la missione quindi qual è, scusami? Boh. Basta fare meno. Ah, meno era? Segui luce, segui ascolti luce. I suoi consigli. Segui no, la luce, non segui no, la luce, Marco. Non è segui la luce. No, la luce è meglio non seguirla mai. E 60 tipo sempre in greco. Dov'è luce? È la luce, fammi parlare con lui. La squadra di ricerca, mentre fissi un po'... Me l'ha ridetto di nuovo. Tra un po' la seguo io la luce. Ma io non voglio avere due Bidoof in squadra. Come li switcho? Dopo li switcherò probabilmente. Avevo promesso. Sam, grazie mille. Per te. Grazie, Sam. Dove cazzo è andata? 100.000 metri di là. Ma noi catturiamo tutto, ragazzi. Farmiamo. Oh, 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 vè qua. Bestia, nella testa fortissimo l'ho tirata. Critico, ragazzi. Vai, Cyndaquil. Lo vado a uccidere. No, ho rotto la Merkel. E anche sono Shinx lassù. Ho visto, scemo. L'ho spaccato nella testa, gliel'ho spaccato. L'ho anche bruciato, eh. Sento i versi. Sento i versi, ma mica al so se è giusto. Ok, cioè, quindi se non è giusto. Dei Bidoof ho fatto le cose. Quindi, devo andare di là. Vai a prendere il pavo. Questo è il pavo. Signorina, mi dichi? No. No, dai.
Lo spacco. Lo spacco. E fa fermo, fai. Cacchio, devo farlo stealth questo. Devo farlo un botto stealth questo. Porca bestia, ho sbagliato tasto. Yeah. Ma boss, non è... abbiamo per... giocato per due ore. E forse abbiamo iniziato adesso a giocare per davvero. Quindi non ti saprei dire, sinceramente. A parte il vomitino che sale per... in generale, no. Esemplari sconfitti, volte che l'hai fatto evolvere. Quindi io lo vado a sconfiggere a sto giro. Con il mio Bidoof. Vai, Esprit! Non si possono rinominare i Pokémon. No, non posso chiamarlo. Stavolta che lo volevo fare per mezza volta è fuggito, niente, si è cagato dopo. Ah, vedi, lì ci sono i materiali, lì devo minarli col piccone. No, devi mandare il Pokémon. No, lo so, però è come su Monster Hunter. Vai, Starly, prendimi le bacche. Grazie. Ciottolo. Ah, salgono giustamente quando fanno gli incarichi qua in zona. Team... Oh, torca bestia. Ah, l'ho già fatto, grazie. No, basta, non ti volevo chiedere due volte. Dal menu si può rinominare. Ah, dal menu, ok. Allora, si trova un po' chiamato Buizel. Ah, guardalo lì, Buizel. Ah, eccolo qui. Beh, il mio best amico Bidoof lo chiamiamo. Ovviamente. Grazie, Dede. È un po' come genere. Grazie, di Dede. Gioco e Monster Hunter, si può dire. Sì, per sì, io l'avevo detto anche a Franci, però ho detto, ma figurati se... È proprio come genere di gioco, come impostazione del gioco, è Monster Hunter, praticamente, sì. Se continua a subire danni, entrare in stato di pericolo, i bordi dello schermo diventeranno di carta burro. Recupera la salute burro, col passare del tempo, a meno che un Pokémon selvatico non ti stia prendendo di mira. Se subisci ulteriore danni allo stato di pericolo perderai i sensi e ti spaccheranno la faccia, ti metteranno le dita nel culo. Questo è incazzato, non ragazzi. Non vorrai mai sapere. Ma è incazzatissimo questo qua. Questo è incazzato. Lo devi cappellare quello. Lo devo uccidere? Sì. Cioè lo devi catturare in lotta, cioè devi lottare comunque. Allora, devo andare da Buizel. Ma me lo spacca questo qua, è fortissimo. Invece fa schifo. Attacco rancido. Porca bestia. No, l'attacco rancido no, non ce la farò. Whisky! Oh, che fa, m'attacca? Non posso prenderlo a calci io? Devo solo subire? Lo voglio catturare quello lì, mi sembra bello aggressivo. Swim! Ah, scemo di merda. Oh, mangia sto pesce adesso, eh? Livello 8, quindi si è curato, no? Livello 8 si cura. Volte che l'hai visto usare braciere, devo arrivare a 10. Aspetta, no, si cura, me lo confermate? Ah, io non ho guardato le cose. Non si cura, cosa doveva fargli lui. Ok. Salendo di livello non si cura? No, infatti adesso gli do la pozione, sindaco. Sennò è un casino. Probabilmente lo devi riportare all'accampamento. All'accampamento fai riposo e ti penso. O gli dai uno scoiattolo con salvagente, non l'avete? Eh sì, o gli dai le pozioni. E Buizel è fighissimo, Buizel. Flosel e Buizel sono fighissimi tutti e due. Ok. No, amore, io devo andare in acqua. No, Marco, perché ti devi fare questo? Guarda. Aspetta. Che bello quel Bidoof che mi guarda così. E niente, corre sott'acqua però lui. Quindi no. La missione rimane... Ma cos'è sti... Perché ci sono dei pixel dentro qui? L'acqua? Ah, ecco, questo è. Oh, è no, no, no! No, non ho affogato, Marco E! Dove sono? No. Cos'è che c'è il catrame intorno? Perché? Che c'ho il catrame intorno, ragazzi? Perché sei. Hai preso danno. Sei affogato, ti sei. Oh. Ma quindi nuota per scherzo? Allora, esemplari catturati, 3. Esemplari catturati senza farti notare, 1. Sì, esemplari sconfitti.
volte che l'hai fatto evolvere. Perché Cioccolo. sono le frecce su in quelli lì? Boh. Ma chi è? Flosel! Vai! Ma io ho Ok. scelto Sindacquil, ma che idea era? Scusami. Ok, scatola senza farmi notabile. Com'è la Oh, ci X? sono i Vurmple! Ho sbagliato, vabbè. Da catturare. E banculo. Negatore, leggeri catture, catturare senza farti notare. Sconfitti, volta che l'hai visto usare veleno spin, volta che l'hai fatto Topperoni, evolvere. ragazzi. Via. Lo catturo dopo, Buizel, che questo era un po' tamarrino. Chi è un No! Wurmblu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 mbl
nota più? Ma io non ho capito. Guardare col pocket quindi serve solo per capire cosa hai fatto e cosa no. Sì, per vedere cosa devi peccato. Fare. Sarebbe stato bello avere proprio anche la descrizione del Pokédex tipo anime, però vabbè. Forse sto sognando troppo. Ma l'ho perché cazzato. Non lo prendo? Affanculo! Quando continuate? Fino alle 2. Tra l'altro dopo vado a giocare con Karima Rainbow Six Pipiroll. Io non potevo, puccio. Cioè, non c'è più posto. No, Marco, te l'ho rubato. Bacca ghiocca. Poi, cosa manca? Tra l'altro, devo sconfiggerlo. Non mi serve il crafting. Ma esemplari leggeri, dov'è che era il peso, Moro? E il colore, il peso? Non lo so. No, quello lì è il... E il livello di difficoltà di cattura. Il peso credo dopo che li... te li becchi. Quindi devo continuare a catturarlo finché non ne becco uno pesante. Zitti, eh. Ok. Marca la descrizione del Pokédex la sblocchi, perché qui i Pokémon sono con... Ah, ok, ok. Ma quindi se... Vabbè, lo butto giù. È andato via. No, pezzo di pettine. Pezzo di pettine. Ma sono ingazzato. Ma io posso avere... Cioè, non voglio avere tutti. Ma mi possono attaccare in due? Sarebbe figo così puoi usarne due tu. Vai a prendere le bacche. Ebbè? Quindi adesso come funziona? Ah, devo combattere. Ma combatto contro tutti e due? Sì, c'ho la barra di vita tutti e due. Aia, che legna. Allora, mosse. È velocissimo con Starly. Avissi mammata. E uno l'abbiamo rotto. E uno è morto. Prendi le bacche, prendi le bacche. Però non mi ha mai attaccato l'altro. Ha aspettato comunque che morisse il primo. Ma aspetta, Y. Ah, ecco, Y c'ho c'ho i turni. Se durante la lotta, se fai Y, tutti i turni. Ma a me quello mi frega relativamente. A me piace un botto quello, perché ti dà proprio per come organizzarti. Vedi, però non serve un cazzo, perché mi ha attaccato due volte, perché ho usato attacco rapido. No, mi ha visto, giustamente. Oh, sì, mi metto. Devo qui. Riavviare l'Elgato che inizia a scorreggiare. Non puoi metterne giù due? A quanto pare no. Esemplari sconfitti. Almeno non lo so, non ci ho provato, magari me lo faceva buttare un altro. Tra l'altro, palla di fango che era per terra, si vedeva per terra. Questa è una bella grafica. Riavvio un attimo l'Elgato, eh. Dai che ti brucio, dai che ti brucio. No, raffica mi ha fatto. E via. No. App. Dai, Windows. Per favore. Un Eevee!
storia. Bravo Marco, quanto ci bellissimo metto. Eevee. Devo stare attento qui, dai, non lo sciotterò mica con braciere. Allora, dicevamo. Ma io mi sto adesso sto spaccando la faccia punto... un bel po', ragazzi. Sto andando alla deriva a fare i cazzi miei, tu, quindi. Biluf, vai. No, ho fatto braciere, ma porca bestia, mo m'ammazza Sin da qui. Me l'ha buttato giù Sin da qui. Ma che immondizia di tiro ho fatto? Usiamo Esprit, fammi catturare Eevee, dai. Possono scappare, lo so. Successo prima. Eevee è fuggito, ecco appunto. Ma scappa sempre questo pezzo di merda. 8 volte l'hai visto usare braciere, altre 2 le sblocco un contenzioso. Ma come faccio però? Come funziona ora? Non c'ho rivitalizzante. Dovrei tornare all'accampamento, forse? A meno che non c'è un modo per... Qua c'è della droga. No, dammi qui, dammi. Ok. Aspetti che respawn. Ma cosa? Vabbè, fa lo stesso, va bene. Ok, vai. Dimmi, signorina! Davvero dando il massimo. Figa, ho fatto già le ricerche bestia. Ti sei meritato un kit fai da te. Grazie. Posso farmi le bacche mentre sono in giro? Ok, no, uno sì. Lo uccido che devo fare le cose. Quindi completamente inutile il banco fai da te. Ok. Ma come faccio, hanno ragazzi? Finito la colonna sonora, non c'è musica qua. No, ti puoi fare le pozioni. Ma è morto proprio. È morto, sì. È morto, ti inculi, sì. Che volevo cambiare Pokémon, invece non l'ho cambiato. Prova dalla mappa, magari puoi tornare rapido all'accampamento. Potrebbe essere questa cosa, eh. Base della Landa. Vuoi andare alla base della Landa? Ah, vedi. Con le bacche... Ok. Dov'è il prompt? Dov'è il prompt? Che prompt? Devi andare nel letto, credo. Ah, nella tenda, ok. Sì. Ok. Che cosa devo vedere? Perfetto. Incarichi su cui fare rapporto 22. Ok. Punti al prossimo rango membro. Marco, parla con il professore, scusate. Mi sono attraccato, le consiglio di prestare attenzione ai suggerimenti di luce mentre sei all'opera. Fare ritorno al villaggio. Devo tornare al villaggio, Moro? Hai finito qua? Non lo penso di sì, boh. No, devo ancora seguire la luce. Allora no. E allora perché mi fate andare a parlare con questo? Che palle che cerco di mirare con l'altro grilletto. Vado a parlare con la signorina prima. Dai, non ho preso Eevee, che tristezza. Quello lì è un allenatore, lo posso picchiare? No, ti danno consigli, credo. Oh. Che noia, che barba, i consigli, non li voglio. So spina al fantacalcio, cosa mi frega di consigli? Bravo. Cos'è la barra sotto Rowlet, la sua vita? Sì. No, sì. Quella, l'esperienza azzurra, la vita... Tra l'altro, conviene farmare anche i ciottoli, queste cose qua, così poi ti fai le altre Pokéball e vai in giro a fare il pirlo. Bella oracolo, riuscirò a fare il rogito per la casa nuova prima che mi caccino in questa da quella in affitto? Vediamo un po', Terkel. È sbagliato pretendere tutto e subito. È uscito troppe volte questo oracolo, però. Guarda che bello. Ci sono in questi giochi vecchi che ti regalano Mew e Jirachi. Mamma mia. Cosa c'è lassù? Voglio andare a vedere. Io spero solo che ci sia un ponita. Un porno. Dove è andato? Eccolo. Dai. Devo affrontarlo il fratello.
preso Ponita, bros. Broski? No, attacco rancido. Dicevo, c'era qualcosa qui. Qua sopra. Questa cosa mi dice? Se caschi dalla stanchezza, torna al campo Destra. Base e riposi nella tenda. Certo. Puoi profattare la notte se hai paura di continuare le ricerche al buio. Ma perché c'è il ciclo mestruale. Ah, anche qui? Forse posso salire in qualche modo qua sopra, ma non adesso. Magari con qualche Pokémon che mi fa arrampicare o volare, perché c'era qualcosa sopra questa collinetta. Amici, come switcho mo i Pokémon? Ma forse da non puoi da qui. Ma quello no, è rapida e incazzato nero con gli occhi rossi. Io qua ho due Bidoof, io vorrei mettere i due Starly, vorrei mettere gli altri che ho preso nuovi per averne sei diversi, ma non credo si possa fare adesso. Info, vediamo. Madonna, come si è girato di durezza, ragazzi. All'accampamento si può fare? No, ma come si gira? Ma si gira così, ragazzi. Ma poi cosa sta pattinando tutto? Ma che diarrea di merda. Kamoro al 40, dicono. Come al 40? Va bene, volevo solo guardarlo. Aspetta, Moro, voglio cambiare i Pokémon io. Voglio solo provare. Osservarlo da vicino. No, dai, fecondatorio, raga. Oppese! Vado via! È al 40, è al 40. Me ne vado. Voglio una femminuccia io. E sposto Starly, che mi fa vomitare. Il secondo, dico. Il primo mi piace. No, dai, fermati. No, ho buttato via pure una Pokéball che mi scordo di premere Pippo. Tu sei già tornato al villaggio una volta, Moro? No. Io mi sto andando in giro a caso qui. Mandare dalla signorina Rottenmeier. Cos'era la manina che esce fuori ogni tanto? Headshot, voglio fargli. Ok, preso. Ma esemplari catturati su un Pokémon e quanti ne hai catturati usando lui per indebolirlo? Esemplari catturati? No, e quanti di quel Pokémon lì hai catturato? Perché ne devi catturare tantissimi. Ma di sin da qui non penso che ce ne sarà un altro. Ancora all'inizio non penso. Più avanti secondo me sì. No, è stato via. Aspetta. No, è andato via pure quello. Butto via tutto, vabbè. Bravo, fin da quello. Vabbè, posso adesso tornare. Adesso usiamo Esprit, vedere. Abbiamo una Pokéballs. Catturo questo Sheans. Vieni, vieni. Vieni qua, Esprit. Rompimi le balle, che lo sai far bene. Esprit! Esprit! Ma è vero che adesso le posso craftare, aspetta. Come faccio? È dalla bottega. No, mi ha dato il kit. Ah, in giro puoi craftarle? Storia? Sì. Strumenti base, devo cliccarlo, crea, ok. No, vabbè. Faccio 22. Ivy è fuggito, ma che fastidio, devo farlo con la Pokéball, non posso combatterci. Oh, oh no, m'ha visto. Oh my shits. No, non voglio lui. Non solo 22 di Pokéball, devo stare attento, eh. Vai, Bidoof! Premiere. Per cosa? È sfondata a Marco? Azione. Rotto la penne. Per che cosa? Non ne ho l'idea. È che se non mettete il contesto, amici. Ah, forse per prima, quando devo cercare. Per craftare. Sì, quando cercavo il crafting. Alleluia. Ok. Ciao, Francesco. Ma il gioco tecnicamente è orribile. Per quanto riguarda il divertimento, è vediamo. Monster Hunter, per adesso c'ho voglia di giocare. È Monster Hunter, ma solo ci sono solo le missioni dove devi andare a raccogliere le robe, praticamente. Il kit fai da te. Fazzoletto. Allora, dicevo, Ickes. No.
Creazione di interazione degli strumenti base del borsello. Potrai creare strumenti ovunque tu ti trovi in qualsiasi momento. Oh, pezzo di merda. Cioè, si guarda attorno e guarda stu cazzo. C'era la sabbia in pegno. Quindi adesso la bottega diventa completamente inutile. Sì. Ok. Non lo so, magari nella bottega potrei fare anche altre cose, boh. E trovare gli shiny potrebbe essere un good hunting. No, qua. Ma allora, secondo me ci si può anche divertire, però sarà così tutto il gioco, fine. È già finito. Non penso ci saranno grossi... No, secondo me no, dai. C'è un pochino di esplorazione. Cioè, l'esplorazione non può essere solo raccogli le robe negli alberi e nelle rocce. Ma secondo me sarà così da... No, non può essere così. Questo lo ammazzo con un'azione. Cioè, che ti può piacere, ma secondo me poi dopo un po' ti stufi, molli. Sono i boss. L'unica sono i boss. I boss magari danno un po' di varietà. Allora, per il kit fai da te. E devi completare il Pokédex, ma completarlo... Cioè, c'è un modo e modo per completare un Pokédex, nel senso... anche di contorno Molo? Mettermi qualcosa che non sia sempre la stessa cosa. Il preferito di che? Io ho messo il preferito sul kit fai da te. In teoria c'è un tasto rapido, quindi per tirarlo fuori. Ah, non ho la minima idea. No, non cambia niente il preferito, ragazzi. Ora questo è un pezzo di merda. No. Mi confondo con l'Italia. Oh, oh! Oh, oh! Aia, aia! Oh, oh! E più non fa niente. Vai, Bidoof! Ah, prova il tasto più, giustamente. No, non... Bestia, che dolor. Ma... Vabbè, vado dal borsello. E facciamo delle Pokéball. Se servono sempre. Ho anche delle pozioni. Adesso però mi ridà una credo sculacciata. Credo che il preferito serva solo lasciarlo in alto nel menu. Vabbè, lo lascio in alto. Ah no, tocca ancora a me. Cambiando Pokémon. Quindi devo tornare al villaggio? Tantissimo. Fai rapporto. Perché tocca ancora a me? Se ho cambiato Pokémon. Devi comunque esplorare zone diverse, angoli diversi. Poi non so quanto sia effettivamente fatto bene. No, mi ha attaccato due volte il pezzo di merda. Quello che mi fa paura a me è che le zone diverse siano tutte identiche. Grazie a questa. Antonio. Quello con sì. Un bioma un po' diverso. E si vede anche nel trailer e nelle cose che erano uscite. Magari prima. Nel trailer non t'han fatto vedere tutto. 1520 mi ha dato. Allora, proviamo a turnarcene. Qua posso salire? Rotolando, voilà. Comunque sì, più che Pokémon mi sento di dire che è un... Ah, vedi? Oh, il Pokédex. Adesso è vero il Pokédex. Quindi vengo qui, salvo tutte le mie... Dal cibo preferito. Però porto giornale guadagnare denaro. In base al livello e al numero dei Pokémon catturati. Soddisfacendo alcuni criteri, ad esempio catturando un Pokémon per la prima volta potrei ottenere ancora più denaro. Bello. Sta questo, dai. Mi piace il Pokédex così. Ok... Naturalmente interessante. Permette di aggiornare il Pokédex con i nuovi dati. Svolge incarichi. Ok, raggiunge il livello analisi 10. Ok, quindi quando fai il 10.
fai completi la pagina Pokédex di quel Pokémon. E lo puoi fare... 10 è la quarta riga, no? Tipo adesso sono sul Pokédex io, no? Quando te c'hai tutti gli incarichi, ogni incarico ti dà, in base al livello dell'incarico che hai fatto, ti dà un punteggio che è a sinistra della riga. Aspetta, a sinistra della riga? Vedi tipo il primo incarico tipo, qual è? Se io faccio, tipo, esemplari catturati, 1. Ok, e l'hai catturato solo una volta. È sindaco, sto guardando adesso. Quindi quello lì c'è solo un punto. Ah, quindi volte che l'hai visto usare braciere 8, ho preso 8 punti. No. Sì, quindi 8 più l'1 sopra sono 9. Solo di questo Pokémon, però. Sì. Ok. A 10, cioè se lo vedi fare un altro braciere. Completa 10. Ok, quindi. Cioè, non lo so se c'è lo step di. Livello, in basso a destra io ho livello di analisi completa 10. Quindi okay, sono già, quindi 10. Già fatto 10. Con Cyndaquil, però. Sì. Lo devo fare con tutti gli altri che ho. Con tutti i Pokémon in generale lo devi fare. Devi farlo con tutti. Ma scusa, vedi, tipo Rowlet e Oshawott, però, non dovrebbero essere singoli della tua scelta iniziale? Dopo no. Li pigli tutti? Sì. Presumo proprio di sì, non avrebbe senso altrimenti. Quindi scegliere il Pokémon iniziale in realtà serve giusto per... Beh, no, è comunque il tuo Pokémon iniziale. Cioè, anche negli altri Pokémon puoi avere il no. Tuo... Ma dopo puoi avere... Beh, in qualche modo comunque li puoi avere, non è che se... Con gli scambi, perché sennò... Però comunque questo qui è un altro tipo di gioco, qui si basa proprio sul completare... credo sia anche il fatto per cui il titolo è solo uno. Il fatto che l'obiettivo è completare il Pokédex, se nella tua edizione non puoi trovarli tutti, non puoi finire il Pokédex. Anche perché non c'è Arceus e un altro Pokémon, ce n'è uno, quindi non puoi fare gli scambi, cioè questo si sta. Allora, Shinx, quindi l'ho fatto. Anche troppo. No, Starly, ma ne manca uno. Devo fare uno step in più di farlo senza farmi notale. Fammi potete vedere io. Fogliame, Trespolo, Rassalto, ok, tutte queste cose. Starly qua, livello di analisi. Okay, quando c'è la sfera vuol dire che è Stonks. E quando c'è la sfera... Animazioni. Sì, non ho ancora capito come viene calcolato quel punteggio. Comunque, non è la somma dei punteggi sopra? Sì. Sì. Allora, vi faccio vedere. È la somma. Allora, ci sono gli step. Vedi, esemplari catturati. 2 ne ho catturati, ma mi dà le un punto. Mi dà un punto perché devo catturarne 3 per raggiungere il secondo step che mi dà 3 punti. Capito? Credo funzioni così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bidoof cosa dovevo fare? Penso. Perché comunque a 10 si ferma. Tipo Starly, che ce n'ho 9. Ma se 6, io continuo 7, a fare 9, 10, quello, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non so cosa voglia dire allora. Moro, scusa un attimo. Per esempio, io adesso sono da Bidoof. Esemplari sconfitti, ne ho uccisi 2, quindi ho preso 2 punti. Ho capito, aspetta. Dove a sinistra ci sono le frecce verso l'alto... Vuol dire che ti danno il doppio dei punti. Perché? In base a cosa? Vuol dire che quegli incarichi lì ti danno il doppio dei punti. Io infatti su Starly, cioè esemplari catturati... No, cioè gli esemplari catturati con le frecce in alto e ho fatto 3 step di quell'incarico. Quindi mi ha dato non 3 punti ma 6. Infatti 6 più gli altri 3 step che ho fatto vado a 9. Ma i doppi punti vanno a caso, cioè... In base al Pokémon, presumo, sì. Però scusami, se io, adesso quella è la domanda che ti volevo fare prima, no? Tipo, aspetta, Shinx 8, 9, 10, 11, 12... Io sono su Bidoof, no? Io sono su Bidoof e ho esemplari sconfitti 2, quindi 2 punti. Se io faccio solo esemplari sconfitti, ne uccido 15 così proprio dritto a testa bassa, sì, arrivo già a 15 punti. No. Solo sconfiggendolo. No, Marco, se tu fai... Guarda gli step lì. Tu nei sconfitti 3... 2 ne ho sconfitti. 2, allora hai preso un punto. Perché hai fatto solo uno step. Vedi che ci sono i numeri lì? Sì, ma cioè, perché il numero mi dice 2 però a sinistra. Quello lì sono quanti ne hai catturati. No, per esempio, in esemplari sconfitti io c'ho 2.
Ah, sconfitti. Perché non sconfitti. Ah, ok, due. Ce n'hai due. Su sconfitti ce n'hai due. Quindi ne hai fatto due step, perché il secondo step ti richiede due sconfitti. Però se ne poi fai devo tre... devo sconfiggere quattro, esatto, per avere un punto. Esatto, per poi avere ne un faccio punto, dieci per quattro. Avere un punto, quindi esatto. Per avere un punto. Okay. Quindi ogni incarico ti dà massimo 5 punti. A meno che non c'ha le due frecce, quindi massimo te ne perché dà... Perché sono 5 slot, quindi sì. Te ne dà 10 se c'ha le due frecce, a meno che, tipo, su Bidoof ci sono due robe che ti danno solo un punto. Tipo a farlo evolvere. Eh sì, perché così. Ha un'evoluzione sola. Sì. Cioè, te devi contare le spunte arancioni. Sì, le spunte arancioni sono un punto, tranne dove c'è la freccina che sono due punti. Sì, sì, sembra complicato, poi in realtà una volta che hai capito va bene così. Okay. Quindi adesso io per fare un altro punto nella striscia esemplari sconfitti devo ucciderlo quattro volte, sì, per avere un punto. Esatto. Così, cioè altre due volte devi sconfiggerlo. Ah, quindi si sommano. Sì, arrivato a quattro sconfitte totali ti dà un altro punto. Ok, ok. Non sono altre quattro. Sì, 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 a posto, a posto. Avrò potuto mettere un per due al posto delle freccine. Sì, un po' sì. Cioè, era sicuramente più intuitivo quello porca lì. Però vabbè. Ma sin da qui l'è scomparso. E dicevo, Pokémon registrati, carichi completati 27, pagine completate 1, totale 560 punti. Excellent, Paolo Biurro. Il tuo impegno negli incarichi Pokédex merita un riconoscimento. Credo che sia giunto per te il momento di avanzare di rango. Torna al villaggio Jubilo per fare rapporto alla caposquadra Selina. Sono certo che ti promuoverà. Quindi adesso Bidoof in teoria non poi c'è tra niente, l'altro, cioè io adesso non l'ho fatto notare subito perché volevo un attimo concentrarmi sul gameplay e tutto, ma anche nell'open map e tutto i Pokémon sono una merda. Cioè sono lì che fanno la loro ronda e fanno, si muovono, non fanno nient'altro, almeno per quanto ho visto io questi qui, non fanno niente. No, ma quello è il cazzo, cioè mettimi cosa il Pokémon che fare? Ma fa qualcosa, cioè mangia, bruca l'erba, si fa gli artigli sul tronco, nuota nell'acqua. No, c'era Bidoof che correva nell'acqua. Quattro, adesso la spunta è gialla perché devo andarla a consegnare. Quando la consegno poi la spunta diventa la spunta. Cioè è terrificante quella cosa lì. No, te vai in questo mondo completamente piatto e vuoto, dove loro camminano e basta in ronda, poi scompaiono, Beh, rapido a spattinare, effettivamente aveva una sua una sua attività. Cioè sono tutte cose che boh, si può stare che sfugge quasi sempre, è difficile da sconfiggere perché scappa via prima, quindi è più facile catturarlo. Ma forse rispondevi a Marco. Sono già arrivato a due punti. Sì, sì, sì. Vabbè, il ma può essere gioco, divertente il concetto del gioco è fico, però cosa devo fare? Può essere divertente sicuramente, però bisogna capire quanto ti tiene poi a... No. Fa tu. Anzi, vado a comprare un attimo, Scusatemi un secondo. Cosa devi fare? Vado ad acquistare dei Joy-Con, se ci sono, su Amazon. Ma perché non si lo è so. Rotto, veramente? Sì, non c'ha il drifting bestiale. Che su Animal Crossing non te ne accorgi, ma qua è terribile. Joy-Con. Abbiamo curato, curiamo anche Shinx. Ci sono solo quelli blu FS, eh? Ma altri, no, certo, Pocket. Altri Joy-Con, tipo quelli della Ori? Questi sono belli. Joy-Con più belli del mondo, i miei. I Joy-Con della Ori fanno merda, ragazzi, non so io. Li vorrei prendere ufficiali, perché non ma so. Ma che mosse ha Warple? È che solo il sinistro non è disponibile, perché c'era da acquistare anche solo il sinistro. Veleno spina, cioè. Quelli di Marco non ci sono. Sono 70, a parte che i miei. A parte non che ci non ci sono. Sì, li trovi, l'ho visti fisici a qualche game show. Sono quelli, c'è cioè, verde e fucsia, 75 euro. Giallo e blu non ci sono, entrambi gialli sono un pugno nelle palle. Quelli di Fortnite sono belli. 95 euro, non sono tanto belli poi. Closer, vai. Quelli classici. Rompimi tutto, anche le palle. Ma io prenderei quelli proprio brutti, fucsia. Io ne ho già due di scorta, quelli grigi base che avevo. Io no. Arriva domani.
Inks. Tutto giù l'amico Balde. Aggiunge al cammello. Attacco rancido. Procedi all'orzaiolo. Qui sta per me, vai. Li ho acquistati, fammi mettere nelle spese aziendali. Cosa? 76 euro. Ma di Pokémon? No, di dei Joy-Con. Oh. Ah, li hai presi con... Giusto. Sì. Ok. Ok. Boh, domani mi arrivano. Speriamo di cagare poco. Voglio allora prendere quelli non ufficiali, che alcuni non puoi staccarli, usarli, staccarli. No, ho preso quelli ufficiali. Che buso, lo però no, quelli ori sono licenziati da Nintendo, quindi... E hanno anche la croce direzionale invece dei quattro tastini. Quelli ori. Sì, che la ori è quella che fa anche i volanti. Hai fatto uno studio, però non meriti un aumento e vai, un aumento e vai. Quindi consigliava di fare Bidoof e Starly, no, il professore? Quindi, no, devo fare sti due. Quindi finché non facciamo Bidoof e Starly non si passa alla missione successiva? No, io ho fatto Shinx e sono andato via. Ah, ok. A te hai fatto Cyndaquil volendo, non so se basta anche già lui. No, perché lui mi diceva prima... Aspetta che devo rispondere, di... rispondo un attimo a Lino. Devo catturare dei Bidoof. Io mi sono preso bene e stavo già facendo i fatti miei, eh. La trama non me ne frega già più niente, non esiste. Fino al livello messo seguendo sempre le tue indicazioni, ok, come le palestre. Inoltre riceverai... Ah, ok, quindi il rango sarebbero le medaglie delle palestre, il rango. Moro, ti ricordi quando propugnavi la causa di trasformare il fa cagare in è bello? Perché evidentemente cagare è bello, quindi... Raga, fa cagare! Questa roba fa cagare! Incredibile! Puoi fare... Ricetta della Pesoball. Adesso provo, ragazzi, eh. Volevo trovare qualche Pokémon interessante. Revitalizzande, la ricetta mi ha dato, Marco. Revitalizzande. Revitalizzande. Come un forestiero piombato giù dal cielo, come tu riesci a sopravvivere in questa terra selvaggia. Ciò dimostra il tuo innato talento, oltre che il tuo impegno. Sono curioso più che altro della storia che c'è, perché è curiosa la storia, almeno. Speriamo che ci sia questa storia approfondita, un pelo. Bravo Bidoof, il migliore. L'unico modo che hai per continuare a vivere in questo villaggio. Inoltre, avanzando di rango, potrai usare nuovi tipi di Pokéball e ottenere ricompense maggiori. Ma dici che dopo ci sarà una bicicletta per muoversi più veloce? Boh. No, ci saranno i Pokémon, Marco. Puoi cavalcare... Ah, beh, sì, è vero, si vedeva. Lo sì, Stuntler. Sì, sì. Va a rifocillarti la tovaglia di lino e la tovaglia di lino riposa. Ragazzi, io ho completamente già ignorato le missioni. Sto facendo i fatti miei, compro le cose, vado in giro. Farò 900 ore di questo, io di rompere i ciottoli. Paolo Burro, my dear. Bisogna festeggiare il lieto evento della tua promozione. I lieti eventi rendono i mocci di patate davvero squisiti. Comunque, d'ora in avanti non dovrai portare a termine solamente le missioni della squadra di ricerca, ma anche le richieste della gente. A proposito, hai già accettato quella di Suguru? Di Sugurra? Sì. Non ho dimestichezza con i Pokémon, perciò quando succede qualcosa, farti diventare fortissimo. Abbiamo il compito di prestare loro assistenza. Per accettare delle richieste puoi parlare con la gente che incontri e controllare la vagina che è nel mio studio. Ma che dici? C'era una signorina nel... Sì, nuda. Si è dato la tovaglia di lino e non hanno le tovaglie, fa riderissimo, eh. A questo proposito dimmi, Luce, di cosa trattava quella richiesta d'aiuto che hai ricevuto? A tal proposito stavo considerando di affidare la questione a Paolo Burro. Mi è stato riferito che è necessario avere talento nelle lotte Pokémon. Ma sono in discesa, ragazzi, sto combattendo, ma c'è un problema di discesa, non riesce bene a rotolamento lui. Beh, però rotola giù e... No, effettivamente, si lancia bene, infatti ho fatto prende anche lui. La discesa bestiale lì. Sì. Andare a letto, good night, baby. Sto cacchio di Locatelli. Vai Starly, farma pure tu un po'.
Dovete starmi lontani, vi picchio, eh. Ehi, avresti un attimo, avrei un favore da chiederti. Certo. Proprio ora. Rapido. Tutti uguali sto trovando io. E io sono andato un po' più in là e c'era i Pokémon fichi. Grazie mille, allora ti aspetto all'area allenamento, intesi? Sei catturato molti Pokémon, ricordati che al pascolo puoi scegliere quali portare con te. Vedi, il pascolo sarebbe il box Pokémon. Il pascolo? Eh sì. Ma devo fare lo stealth. È incredibile che sia rimasto adeso al terreno conoscendo Game Freak. Sì, in effetti, appunto per quello ho detto... Sì, sì, no, è vero, Manu, è vero. Però capite, vero. Cioè, quando ci dobbiamo stupire di queste cose? Fa vedere Fabio. Otterrò una risposta alla MAD che ho inviato? Nuova mossa. Cos'è la MAD? Una MAID, forse. Alla MAID? Non lo so. La MAD... Alla MAD che ho inviato, non so cosa sia. Vediamo un po'. Guarda più lontano. Vediamo, Sior, che gli avete insultato la madre, a cosa risponde. Se basta cambiare e fare una merda per prendere 8 perché l'idea era giusta, allora non so dove andremo a finire. Eh no, secondo te una merda, Sior, non è secondo lui una merda. È oggettivamente una merda. E a livello tecnico, ragazzi. Non è secondo qualcuno, ragazzi. Una città orrificante. Nel senso che non c'è niente, completamente vuoto, priva di vita. E non è mediocre, Sior. Non è mediocre. Cioè, allora, se stiamo parlando privo di vita. Tecnico, E beh, ma quello lì, cazzo, secondo me. Cioè, è un impatto. Che non puoi dire, vabbè, però ci passi sopra, perché cazzo ti annulla completamente tutta l'immedesimazione del gioco. Nelle terre... Poi può essere divertente, attenzione. Nella Landa... Sto divertendo per adesso, però. A parte che poi più avanti darò un giudizio complessivo, adesso non sono dare il giudizio complessivo, però... Nella Landa, per me, il Pokémon che vai, trovi il Pokémon che gira statico intorno alla sua zona... Quello non è, cioè, proprio immonda come cosa, è terribile. Ma devo parlare con lei, mi sa. Ma sì, mi va il Parma, ragazzi. Mi riprendo tutti i crediti. Coldmas, grazie mille. Grazie allora, mille. Voglio lasciare questo Starly. Non c'è il tasto rapido per spostarli? Povero Simio, no, ho sbagliato. Voglio bene, però. Mi cerca e esci. Ah, selezione rapida, così. Voglio anche... Lei è sempre incazzatissima, comunque, il mio personaggio preferito. Adesso niente, voglio questi qui. Non è mai successo, Vector, purtroppo. Quella frase lì, non è mai successo. Nuovo rango membro, ora sono un pochino più lungo. Pensare che sia tutta una merda, non è così. Alcuni aspetti sono buoni. No, sì o no. Se uno dice che è una merda, ha pienamente ragione, punto. Non lo so, anche lì mi sembra un po' strano. Cioè... No, ci sta, perché dai. Cioè, a un certo punto anche basta autoconvincersi. Però ci sono delle cose belle, ma vaffanculo, allora, dai. È chiaro okay. Che il senso della cosa è, il gioco è palesemente... Ok, ma io chiaramente se ti dico che è una merda, non è perché te lo dico, perché sono tecnico. Però te lo dico perché vaffanculo. Cioè, te mi puoi dire, ci sono... Tante cose belle, guarda queste cose, che figo la storia. No, certo. Bello. No, però vaffanculo, ti dico comunque che è una merda. Ti dico. E soprattutto anche perché non è un'azienda che. Cioè, le aziende con poco fanno lavori sicuramente migliori. Però magari uno mi può dire: questo è il gameplay che più mi diverte. Sì. La mia perché vita, continuando a dire. Perché continuando a dire: però, cioè, bisogna guardare anche queste cose. Vedi, queste che bello. No, stai veramente facendo. Come tipo il victim blaming, praticamente. Stai veramente... Indubbiamente a livello... Cioè, perché poi ci sono aspetti soggettivi, come dicevo prima, aspetti oggettivi. Cioè, poi ci sta che ci siano cose carine, cose belle, rispetto a Pokémon, perché considerarle belle rispetto al mondo videoludico in generale
è un pochino azzardato, però è da lì ad andare a difendere il gioco dicendo però capisco che non è bellissimo, ma non dire che è una merda. No, bisogna dire proprio che è una merda. Poi che possa piacere va benissimo. Però non mi va bene dire però non va bene dire così. Accetto anche chi non ne capisce un cazzo e lo dice palesemente perché è un simpatico birbantone hater che vuole fare il l'hipster e dire che schifo i Pokémon. Mi va bene lo stesso, guarda. Purtroppo mi va bene lo stesso perché è indifendibile. Già da Pokémon Spada e Scudo. Spada e Scudo. Ma io ti ripeto. Adesso poi a ci hanno provato, tipo, però fa cagare comunque. Quindi che sia divertente va bene. La gente si divertiva anche con Spada e Scudo. Quindi non. Il fatto è proprio quello. Cioè, uno può dire, ok, metti adesso lo gioco, ci faccio 50 ore e mi diverto. Però. E poi la gente lo gioca per così tanto, lo compra, eccetera. Loro non avranno mai quella cosa per dire miglioriamolo anche dal punto di vista tecnico. Diranno sempre, tanto la gente si diverte. Pocket, è quello che ho detto così. Io, che non va bene quella cosa lì. Poi continuerò a giocarci, perché non ho fatto un cazzo ancora. Quindi non mi sento di aver capito se è divertente o no per adesso. È troppo poco, bisogna vedere, come dicevamo prima, giocarci quindi, un po' di ore. Quindi adesso ci giocherò di più e poi darò un giudizio più oggettivo, magari. Però, cioè, può esserci tutto l'innovazione, il gameplay divertente del mondo, però... Sior, certo, ancora con questa boccia di copium... Che è infinita quella di Sior, che se la continua a giocare, sempre secondo te è una merda. Ragazzi. O è merda o è un capolavoro? No. Questo è merda, infatti, non è una via di mezzo. È quello il problema. Cioè, per adesso è merda. Ho giocato 3 ore. Adesso, però, stacchiamo. Non voglio andare avanti, che devo. C'ho da fare. Devo andare in live da Karim, tra l'altro. Quindi. Stasera cosa facciamo? Abbiamo deciso cosa fare, no? Sembra di no. Quasi. Adesso vediamo se rifare un po' Pokémon di sottofondo e ne continuiamo a parlare stasera. Vediamo. Allora, come si salva? No, TTT non... Non si può fare, ragazzi. Broken Ranks, voi... Non so. Ma cos'era Broken Rance? Non mi ricordo più. Cosa vuole questa qui? Non so come si salva. Vabbè. Cioè, io non sono mai uno di quelli che... Cioè, io quando dico è una merda dico Venom 2. Quindi anch'io sono uno di quelli che... Ciao Jaco, no, per adesso è troppo presto. A livello tecnico fa schifo comunque, quello lo posso dire. A livello tecnico fa schifo. Vediamo se sarà divertente. Ci bisogna giocare un po' di tempo, secondo me. Sì. Per adesso è terribile comunque. Anche io non amo dare giudizi completi anch'io finché non. No, ho detto per adesso, quello che abbiamo visto per adesso. Però a livello tecnico è abbastanza. Questo. Ma come si salva? È automatico? Cioè, no, da c'è solo? Su start la tessera sanitaria, devi dargli. Ma start è la X? No, è giù. Su. Amici, dai. È il su. Non l'ho mai detto, okay. Senza l'ambra di dubbio. Amici, ne voglio riparlare stasera, dai. Stasera di sottofondo ne parliamo, va bene? Solo che magari siamo in due punti diversi stasera. Vabbè. Vabbè, ma tanto penso che poi ci saranno le missioni così e le puoi tenere abbastanza di sottofondo, secondo me. Facciamo questa sera, va bene, ragazzi? Stasera ne parliamo di più. Dai. Facciamo un pochino questa sera, che abbiamo un'altra oretta, possiamo chiacchierare un altro po', dai. Amici, guarda, vediamo Karim, che tanto vado da lui. Luke, sì, fondamentalmente sì. Amici, un salume, ci vediamo questa sera, adesso vado da Karim, quindi se volete seguite il ride, vado a giocare a Rainbow Six. Ciao belli.